momento bianca bellissimo. Che peccato, l'hai filmato? Eravamo subito con citazione, vabbè. Quando volete. Quando vogliamo? Sì. Ah, allora aspetta, glielo faccio rifare. Sì, no, però non è. No, non diventa più normale, non è più spontaneo. Ma secondo te non l'ho preso. Siamo già rolling? Ok, dai, cominciamo. Stiamo girando? Sì, ma. Ah, stiamo già girando? Possiamo cominciare? E tu non controlli, no, ti prendi il tè, va bene. Ma no, ma è così, è un po' lasca come cosa. Allora aspetta, 1, 2, 3, via. Adesso l'immagine cambierà, perché siamo passati dal backstage, diciamo, da queste cose buffe che noi riprendiamo poco prima di cominciare ufficialmente, a poi all'inizio ufficiale, che è sempre scandito dal cronometro. È un rito un po' sciamanico. Quindi lo devo tenere io? Se vuoi lo puoi tenere te. E vi siete persi prima, anzi no, l'abbiamo messo il momento bianca di Luca, che appunto mi mette a posto il risvolto del pantalone. Come però non era per ragioni di feticismo o di ossessione di controllo, che mi sembrava che stessi scomodo. Quindi era una carineria. Ma è carino anche Michele quando lo fa. È carino anche Michela Picella quando lo fa in bianca. Però Michela Picella nel film bianco è un serial killer. Sì, Luca, però in quel momento fa anche quel gesto molto carino, perché è come se ci. Peraltro somiglia a Carlo Antonelli. C'è una specie di turista tedesco con i capelli ricci e gli occhiali tondi, che ha questi sandali e ha un calzino sui sandali tirato giù, mentre l'altro è tirato su. Michela Picella, che è in un momento cruciale della sua vita, perché sta per chiamare la polizia, per chiedere a loro di venirlo a prendere, e quindi Michele ha deciso di fronte a questa polizia che non riesce a imprigionarlo, e di fronte a questa donna che, come in American Gigolo, Moretti l'aveva vista American Gigolo, ci sono dei punti di contatto, lo sai, mi è venuto un colpo quando ho studiato American Gigolo anni fa, dei punti di contatto con Bianca, donna che ti salva la vita, donna che viene a dire al commissario no, stava con me, donna che ti fornisce l'alibi, come fa lei con Richard Gere. E a un certo punto Laura Morante fa questa, Bianca fa questa cosa con il professor Picella, lui ha deciso, sta in questo bar, tira su il calzino, però è dolce quando lo fa, perché glielo tira su, e in un certo senso, come ha fatto Luca con me, per canineria, non per rimprovero, e gli fa il gesto, come dire, non puoi averne uno su e uno giù, ed è una delle cose più carine che fa Michele, fa, mette pure fare un po' la lingua, Moretti, fa così. Vabbè, insomma, è un film che amiamo molto e che non invecchia mai, in cui Michele è un serial killer, in cui Nanni Moretti è un assassino, e quindi è anche un po' un giallo, è anche un po' un film di genere. Quale viatico migliore per cominciare a parlare di quest'ultima follia di questo genio? Io sono affezionatissimo a Luca, perché Luca è nel mio passato, ci siamo divertiti anche con... Perché è il presente, siamo qua. Ma però io, diciamo che... È incredibile un po' quello che è successo, cioè è incredibile la tua carriera per me, poi questa intervista è un po' folle, andremo di qua di là, è incredibile analizzare la tua carriera per me, che sono un piccolo critico UIR che vi osservo, pensando a delle cose che ho condiviso con te, soprattutto alcuni momenti, io ho una memoria pazzesca e mi drogo un pochino per dimenticare. Vediamo se mi devo vergognare. No, sono tutti ricordi stupendi. Un ricordo bellissimo che già ho sfruttato volgarmente, come sono, che mi conosci, in camera a una videorecensione, non mi ricordo quale. Mi ricordo un pomeriggio a casa tua nel quartiere di Prati, dove stavi, in cui mi hai raccontato tutto Io sono l'amore. Dalla prima... Prima di farlo. Eh sì, tesoro mio, molto prima di farlo. Molti anni prima. E per esempio mi sono... Ah, ecco, sai dove l'ho tirato fuori questo aneddoto? Nel ricordo video che ho fatto di Bernardo Bertolucci, perché tu volevi che il personaggio di Pippo Del Bono fosse Bernardo Bertolucci, e avevi creato, e c'era questo personaggio che mi piaceva moltissimo, di industriale, che aveva inventato un tessuto che non permetteva ai liquidi, agli agenti atmosferici di attecchire, e tutto scivolava addosso. Io mi ricordo i tuoi gesti, mi ricordo la tua immagine, mi ricordo come eravamo posizionati. Ah, perché nella versione, in quella versione della sceneggiatura, c'era il tema di questo tessuto che veniva poi spostato dalla manifattura di lusso che producevano i recchi alla manifattura militare, e loro facevano una commessa con una sorta di azienda tipo Halliburton
E quindi vendevano questo tessuto e durante la cena in cui poi muore il figlio, uno di questi militari diceva alla madre, al personaggio di Emma Recchi, il suo marito è un genio, ha inventato questo tessuto, quando esplodono le teste il sangue vola via così, me lo ricordo, ora mi è fatto venire in mente. Era Ci stupendo. sembrava un pochino too much, infatti l'abbiamo tagliata quella cosa. All'epoca ti Però è piaceva molto. vero che volevo E no, Bernardo? mi dicevi, sarà, mi dicevi, ah no, sarà Bernardo Bertolucci, sarà No, non Bernardo. sarà, vorrei. Vabbè, lo dicevi come cosa bella che dice Però ci uno. tengo a dire due cose. Uno, che era necessario che per me fosse un regista l'interprete di quel personaggio. E infatti alla fine è venuto a fare il film un grande regista come Pippo Del Bono, che per di più poi ha lavorato con Bernardo su quel bellissimo film che io e te. Quindi i cerchi si chiudono. Tra Bernardo e Pippo avevo provato pure con Patrice Chéreau. Wow. Ero andato a trovarlo a Villa Medici, dove lui era venuto a fare non so cosa, dopo rocambolesche tentativi per avere un appuntamento che sembrava impossibile. Infatti fino all'ultimo era impossibile, poi alla fine lui non so come disse, vabbè, incontriamoci. E ci incontrammo ed è stato uno degli appuntamenti, degli incontri più affascinanti del mio percorso, perché lui era un uomo magnetico, Chéreau, di una intensità incredibile, ma umilissimo, super proprio quasi calvinista nel suo approccio al lavoro, e molto ironico, molto leggero, non era pesante. E mi disse no, perché mi disse: guarda, non leggerò neanche la sceneggiatura, perché proprio è sicuramente un no, perché l'anno prossimo devo dirigere il Tristano alla Scala. E io ho paura di non essere in grado, per cui da oggi mi devo concentrare per capire come farlo. Detto da un signore che all'epoca avrà avuto più di 60 anni e che era stato una leggenda già a 28, perché aveva diretto, ce l'ho da qualche parte, la tetralogia del Ring di Wagner, Wagner a Bayreuth, quindi proprio lì. rivoluzionando completamente il principio della regia wagneriana per sempre. E poi quella sera che lui mi disse di no, andai a vederlo che faceva un reading, e c'era Mira Kasar che faceva il reading, che poi fece Annella in Call Me By Your Name. Come no? Quindi tutto questo per dire che sì, volevo un regista e ottenni un regista, grande regista come Pippo. Grande regista come Pippo, grande ruolo, cambia di È capelli. sempre sincronico, però quando tu dici voglio quella persona, poi non ce l'ho, prendo quell'altra, per me non è mai voglio questo, poi vado qua, vado qua, per me è sempre così. Cioè le mie scelte quando sono, diciamo, impossibili, perché non riesco a ottenere chi voglio e quindi devo cambiare strategia, non sono mai ok, non ho ottenuto ciò che volevo, devo, come dire, adeguare le mie possibilità a qualcosa di più. È sempre una freccia orizzontale sulla stessa stratificazione. Infatti, voglio dire, Bernardo, Chéreau e Del Bono sono tre grandissimi Sì, nel è loro vero. mondo, ognuno di loro straordinario. Siamo a casa di Luca Guadagnino, siamo a Crema, è la prima volta che questo formato sformato Esce, esce. non siete mai No, non usciti? siamo mai usciti, ma per te questo è È il altro. 27 di dicembre, l'appuntamento era pure per il 26, e allora non ha battuto ciglio, va bene, il Per 26. Luca questo è altro, anche perché quando tu hai questo privilegio, perché noi ti ringraziamo, fuori camera ci sono Paolo Garabetta dietro che sta sorseggiando del tè. C'è Andrea Francesco Berni e noi, per noi è un privilegio questo che tu ci concedi, quindi ti ringraziamo e per te questo è altro, anzi siamo, cioè, ci stai regalando delle cose molto belle della tua vita, qua ci sono dei libri di ricette perché Luca è un gourmet anche e io ho dei ricordi legati a Luca pure legati al cibo. E questa è una video intervista a fiume sconclusionatissima. Che andrà in tante direzioni, però che vedrà sospiri anche che per adesso è un po' ancora nell'aria e fuori da questi discorsi. E dimmi la linea di coerenza che c'è tra Jason Schwartzman, che mi faceva tanto ridere, È che doveva essere il vero. cuoco contadino. Stiamo sempre parlando di un film che io adoro, di Luca, che io sono l'amore, che è un film che in un certo senso cambia la carriera di Luca. Era un ragazzo esuberante, scanzonato, completamente Chi Jason? No, Guadagnino, completamente visionario, vedeva già questo, vedeva già come fanno i registi, e che è quello che mi affascina molto di voi, che amo molto di voi, e che porta anche molta sofferenza, penso, dentro, quando ancora la visione che tu hai dentro, l'inquadratura che tu hai dentro non sono ancora quelle che tu Quella c'hai è una fuori. sofferenza, è vero ciò che dici, ma è vero
diciamo con dei parametri, è vero rispetto al fatto che magari quando tu sei più giovane e desideri fare delle cose e hai una chiarezza di visione quantomeno rispetto a ciò che tu pensi di voler fare e non poterlo fare è una fonte di frustrazione e quindi di sofferenza. Però intanto se smetti di essere giovane, che è sempre una cosa, diciamo, una bella cosa, quel parametro di sofferenza viene meno. Mi piace moltissimo. E l'altro... Quando hai smesso di essere giovane, guarda mio? Ma ho smesso di essere giovane quando ho cominciato a produrre i miei film. Però di questo ne parliamo dopo, se vuoi. Volevo dire il secondo parametro. Il secondo parametro è capire come declinare le proprie ossessioni. Cioè essere così infusi di se stessi rispetto al voler fare cinema da non avere altro che quel principio di, come dire, guida della propria vita può essere una forma di grande frustrazione, di grande sofferenza. Nel momento in cui tu relativizzi tutto e come dire, metti le cose in una certa prospettiva, ti offri altre possibilità, altre cose nel tuo reale, appunto quello che smette di essere una sofferenza e diventa una possibilità. Però, ok, però sì, primo incontro con Guadagnino si... Poi sono molto importanti i film che non fai, tanto quanto quelli che fai. Perché sono... Intanto perché, almeno per me, quando tu fai un film e poi questo esce fuori, è un film che non è più tuo e diventa di chi lo vede e diventa poi del tempo, se resiste al tempo. Mentre i film che tu immagini, i film che tu sogni, i film che speri di poter fare che non fai, rimangono completamente tuoi e questi sono come una sorta di lusso estremo della possibilità del principio di visione del tuo lavoro. È come quando vedi un film per la prima volta col tuo montatore per la prima volta, quel momento così magico non si ripete mai più quando fai un film, è una volta, perché già la seconda volta che lo proietti ai produttori si è spezzato quell'incantesimo di questa sorta di solitudine bellissima di chi pensa a un film. Anche perché poi tutti i registi sono super narcisi, ovviamente, lo siamo tutti in maniere diverse. C'è un tipo di narcisismo che io non credo di avere, che è quello del girare, del set, no? Anzi, quando giri un film e sei sul set, spezzi la scena in diverse inquadrature e devi costruire quella cosa lì, il processo di comunicazione, no? Che vocalizzi ciò che devi fare con tutte le tue risorse umane che sono i tuoi collaboratori, è un momento terribile, come stare nudo in mezzo alla strada. Sai quando sogni ti svegli nudo in mezzo alla strada, in mezzo alla gente? È terrificante, perché è come se il pensiero che tu hai avuto su quella scena diventa immediatamente qualcosa di non intimo. Per questo, come ho detto prima, i film che immagini sono altrettanto importanti di quelli che non fai. Questo lo dice anche Tornatore, che dice: la mia vita, l'incidente è quando lo faccio, la naturalità è quando continuo a costruirmi questi film che amo tantissimo, inquadratura per inquadratura. L'incidente di percorso è la realizzazione, quindi Tornatore, con quella sua ironia da siciliano del nord, diciamo, dice una cosa molto simile. E vabbè, Guadagnino, diciamo, l'esuberanza di Luca, la sua totalità, subito mi colpisce. Noi ci siamo conosciuti litigando su Spider-Man, litigando su Spider-Man Sam Raimi, su, in una trasmissione dei film dei supereroi. Devi ammettere che quel film era meraviglioso. Ma no, io non amo particolarmente il primo, amo molto il secondo. Si litigava un pochino, ma probabilmente c'avevi ragione te. Ma certo che c'avevo ragione. No, non sempre c'avevo ragione. Ma porca troia, Spider-Man 1 e Spider-Man 2 sono due film, terzo un po' meno, ma anche il terzo, che hanno un'idea di punto di vista, cioè hanno un'idea di cinema, sono dei film che forgiano un immaginario partendo da un altro immaginario di deriva, che è quello dei comic book. Sì, questi più il secondo. Ma non è vero, anche soltanto il principio estetico del saltare con la ragnatela da un palazzo all'altro, questa idea della swing camera, l'ha fatto Raimi, l'ha inventato lui. E lui ti faceva vivere in maniera molto precisa la fisicità di Spider-Man. Adesso i Marvel movie non hanno alcun senso della fisicità. La fisicità non c'è più. Ma se tu mi detrai il senso della fisicità dal supereroe, mi togli il piacere principale, che è quello di identificarmi con qualcuno che ha qualcosa di straordinario rispetto a ciò che ho io.
E Raimi, che è un grandissimo maestro, ti faceva fare quella cosa lì. Ti immergeva, parola orrenda quando si parla di cinema, nella prospettiva del supereroe, in una maniera straordinaria. E in più lui era fantastico, Tobey Maguire, il rapporto con lei era meraviglioso. Era un grande film. Era un grande film per Luca, per me meno, eravamo a TMC. No, ma devi dire che avevi torto, perché quello era un grande film, col senno di poi, lo devi dire. No, ma quanti film hanno fatto questi qua? No, allora, sicuramente, sì. Cioè, ora, il film con Tom Holland, è uno straordinario Spider-Man, io lo amo apprezzamente, trovo divino. E questi ultimi che hanno fatto con Tom Holland sono, si fanno vedere. Molto commosi. Però si fanno vedere, nel secondo. Molto freschi. Si fanno vedere come un piccolo passatempo di divertimento. Confrontali con Sam Raimi. Sì, col secondo soprattutto. Il secondo è il più bello. Il bacio al contrario. Il bacio al contrario è molto bello. Però sì, comunque, sì, visto che ci tieni e io ti voglio bene, assolutamente mi sono sbagliato all'epoca. Eravamo a TMC2, c'era pure Oscar Kosulic. Chi è TMC2, scusami? Esisteva TMC2. Cos'è? Telemonte Carlo 2? Sì. Ma in TV? Eravamo in TV. Prima della 7? Prima, molto prima della 7. Stiamo parlando, amico mio, di Kosulic, che era un Kosulic. Kosulic è un esperto di fumetti. Delizioso. E c'era questo buffo individuo che io avevo visto a Venezia. Io? Sì. Che io avevo visto a Venezia. E che avevo visto il suo film a Venezia nel 99, che mi aveva colpito moltissimo, The Protagonists, con la S finale. E l'avevo visto anche che cenava in questi ristoranti e avevo già percepito, sì, ma io sono un voyeur. Una volta mi ricordo che camminando per Venezia ti vidi. Scusate, spettatori che non siete stati al Lido, guardo in macchina. A Venezia, al Lido di Venezia, ci sono 3 ristoranti, ne c'erano tipo 25, io sceglievo quelli. Si andava dove vanno tutti perché sono quelli i ristoranti dove si va. Sì, ma io non era una colpa, ti vedo sulla difensiva, non era una colpa, stavi mangiando con degli amici in un modo normalissimo e io mi ricordo che c'era un buco di sta siepe e io vidi st'uomo e pensai, questo perché lo sto a vedere sempre, perché sto a pensare a questo? Avevo visto delle foto, che sapevo che era il regista di quello strano film, ok, poi me lo ritrovo in questo dibattito televisivo, io di nuovo... Mi ricordi cos'era la mostra della laguna con no, questo fa di questo di Spider-Man che dura pochissimo. Ma mi fecero parlare? Come no, parlasti, eri molto spigliato, eri molto simpatico. E io devo dire che... Avevo anche i capelli un po' lunghi prima. No, mi piacque tantissimo la cosa che mi disse dopo, perché mi venne a cercare un po' sempre con sta faccia di Luca Danino, con questi occhi fantastici, questo sorriso... E come sempre un po' Lazzarone, mi venne a cercare però com'è Luca, perché Luca è umanamente è stupendo, che cerca molto il termine sodale è stato inventato per Luca, infatti in Chiamami col tuo nome ci sono, quando si salutano al pullman, ci sono tante cose che mi hanno ricordato, diciamo, quanto è affettuoso Luca come persona. Mi ricordo che io invece ero già sempre un misantropo, ero sempre molto arrabbiato, ero molto meno bello di questo qua. Questo solare stupendo viene mi ricordo che eravamo fuori, io mi stavo a fumare una sigaretta, ero incazzato nero come al solito, e Luca mi disse una cosa che non dimenticherò mai, infatti mai ricordo, però. Mi disse, allora, ma non siamo d'accordo su Spider-Man, ma la regola del gioco di Renoir, la regola del gioco, e io pensavo, questo è veramente strano. La regola del gioco di Renoir ci accomuna, che è uno dei film preferiti di Luca, che me lo cita subito così. Mi dice, come dire, noi possiamo anche aver litigato, noi possiamo anche essere in disaccordo. Ma perché tu devi sapere che io... Ma noi abbiamo una base, che è molto cinefilm, che è molto Nouvelle Vague, che è molto da gente che si incontra... Io sono cresciuto a Palermo e il mio rapporto col cinema è sempre stato molto solitario, perché non avevo nel confronto con i miei coetanei alcun tipo di... feedback rispetto al cinema, non c'era nessuno che mi poteva corrispondere in questa passione, nessuno, e quindi guardavo i film da solo, me li cercavo da solo, li registravo in VHS da solo, accumulavo soldi per poter affittare le videocassette per guardarli da solo, andavo al cinema da solo, leggevo libri da solo. Poi incontrai casualmente in questa videoteca che era a 2 strade da casa mia Franco Maresco, che era il proprietario della videoteca, il quale fu lui che mi diede i primi film di Renoir da vedere. Il primo fu Boudou salvato dalle acque. E con il quale mi perdevo in lunghissime conversazioni. Lui ovviamente era molto più grande di me, io avevo tipo 14-15 anni, lui ne aveva avuti quanti.
28, 32, non mi ricordo. E c'era una sorta di... Lui era affettuoso ma anche provocatore e mi sminuiva ma contemporaneamente mi incoraggiava. Poi andai a fare questo premio a Delio Ferrero di critica cinematografica, come no, ad Alessandria, e arrivai lì e c'erano 200 come me. E questa cosa fu una rivelazione perché mi ritrovai non solo finalmente. E quindi io ho una passione veramente speciale per i cinefili. È l'animale umano che mi piace, che mi corrisponde, nel quale mi riesco a identificare. I registi sono quelli che mi attraggono eroticamente di più. I critici cinematografici sono coloro con cui io mi confronto con più immediatezza e con più senso di naturalezza. Mi trovo bene con i critici. Ha fatto il sempre critico, è stato così. Ha fatto il critico, Luca, ha scritto anche cose. Io mi ricordo un articolo molto bello, di una recensione molto bella di Luca di un film di Victor Salva, che è un regista che lui ama moltissimo. Jeepers Creepers? No, era quello prima. Ah, Powder. Powder, bellissimo. Esatto, esatto, sul Manifesto, mi ricordo. Vittorio Salva è stato un uomo che ha avuto molti problemi, che ha creato molti privati problemi a lui stesso e agli altri, perché lui è stato accusato, no, accusato, è stato riconosciuto, è stato colpevole di atti di pedofilia con degli attori nei suoi film, e poi fu messo in galera. È stato in galera. Ha fatto diversi anni di galera. Dopo aver fatto la galera è tornato con Jeepers Creepers, che è stato un successo inaspettato, che l'ha fatto fare il 2, che era bello pure quello. Sì. Poi purtroppo si è incastrato su quelle Jeepers Creepers e... Questo già fa capire un po', perché c'è molta gente che ti conosce. Però Paolo era molto delicato, c'era Mary Steenburgen. E c'era tutto questo discorso sul fisico del oh mio Dio, sta per finire la batteria, e allora no. Quasi. Le campane. Ma le campane, scusate ragazzi, siamo a Crema, qui suonano le campane ogni 15 minuti. Ci saranno le campane in questa... E ci saranno le campane, non rompete quelle. Ma che bello, ci saranno le campane. Tutto il discorso sulla fisicità c'era in Powder, che ci piace molto a me e a Luca, che è essenziale esattamente in un certo tipo di film. Poi stiamo arrivando in un modo o nell'altro sempre anche a Suspiria. E, molti conoscono Luca adesso come grande regista international, di melodrammi, di noir. Invece questo ragazzo, e si è capito già adesso, è altra cosa che amo molto di Guadagnino fin da quando l'ho conosciuto, al di là di questa sua capacità di essere espansivo che io non ho mai avuto, quindi lo invidio, penso che sia bella questa cosa di Luca, e so che c'è nell'amicizia, ne ho parlato molto spesso con Fasano, è sempre stato molto affettuoso Luca, è una persona affettuosa, e a differenza mia, e invece è poi la totalità che il cinefil conosce come basilare, Luca, io non mi dimenticherò mai una delle altre mie cose da voyeur di Luca, perché mi incuriosiva moltissimo questo qua. Io ogni tanto lo incrociavo ed era fantastico, insomma, ripeto, spiritosissimo, affettuoso, caldo, interessante, sarcastico, satirico, molto ironico Luca. A un certo punto, una volta, una proiezione stampa del remake di Frank Oz, della Moglie Perfetta, arriva Guadagnino con un clan, perché altra cosa di Luca bella, tipica dei registi, il clan di amici. No, io non ho messo un clan, rifiuto questa cosa. Cioè, il clan anche, ma non sono clan, sono gli amici, ma non c'entra clan. Ma il clan, stai di nuovo paranoico, sono la parola bella, io sono di Palermo, quindi so esattamente cosa vuol dire clan non è una cosa che mi corrisponde. Vabbè, però lo stavo usando male, ma non lo volevo usare in accezione negativa. È leggendaria questa cosa. Come lo vuoi chiamare? Amici? Con gli amici. Amici. Arriva Guadagnino con gli amici. E con amici in un atteggiamento, chi non mi ricordo per niente, mi ricordo Luca che ride come un pazzo, il film non è niente di eccezionale, e ma a me non piace quel film, te lo vedo tra i bruttissimi. Ok, ma io mi ricordo, io sono sempre quello che si dimentica di dire. Io mi ricordo che nel buio della sala io osservavo, no, ridevi come un pazzo, cioè, io mi ricordo la tua, no, ma Frank Oz è un grande regista, ma lo so, ci cioè, piace a tutti Frank Oz, però io, ma non sto poi dicendo, non mi interessa adesso litigare su Frank Oz, voglio ricordare questo Luca che è felice quella sera. Io sempre un po' voyeur lo osservo, capisco che sta in un umore sereno, felice, e si diverte con gli amici a vedere La Moglie Perfetta di Frank Oz, ed è felicissimo. Eravamo all'Adriano, è felicissimo di stare lì in quel momento, e anche lì da cinefilo capisco che cos'è quello che ci accomuna, la gioia
di una serata insieme a vedere un film, gli prende bene, insomma, in poco però da guadagno, lo sa, il gergo romano, gli aveva preso bene quella sera e lo vedo che è felicissimo, che ride. E c'era quell'attore caratterista molto forte che era anche in Desperate Housewives, che aveva tutte le battute nel remake di Frank Oz, aveva tutte le battute, adesso non mi ricordo il nome, che somiglia un po' a un Kevin Kline leggermente più tagliente, va bene, adesso poi ci ricorderemo, comunque è un bravissimo caratterista. Detto ciò, basta, queste sono, finiamo, usciamo da ste cose mie di guadagnino, il pomeriggio dove mi racconta tutto Io sono l'amore, tutto, con Bernardo Bertolucci nel ruolo del Caporecchi, e poi a un certo punto Tancredi, e poi voilà, e poi sempre questa capacità di Luca di vedere quello che avrebbe fatto, che ripeto, e lo diceva senza essere arrogante, e questo devo dire che quando poi a un certo punto io ho visto in pratica tutta sta roba, ho pensato, no vabbè, è troppo forte guadagnino, veramente fantastico. E la capacità di Luca di andare a fare Melissa P senza colpo ferire, perché aveva bisogno in quel momento di un film, ma no, non era più commerciale, non era, no. Allora perché? No. Su Melissa P sono dette mille sciocchezze e grandi equivoci. Io venni chiamato da Roberto Manni. Roberto Manni, che era stato il produttore esecutivo di The Protagonists, che è anche il produttore esecutivo di Suspiria, tra l'altro. Ci eravamo lasciati dicendoti in odio, perché Roberto era, diciamo, molto, molto duro con me, perché teneva in qualche modo in mano il film per conto del produttore, che era Massimo Viglia, ed era stato molto spietato nei miei confronti, perché poi Roberto è uno molto, se vuole, duro. Però lui, che a quel punto lavorava per la Neri, che aveva appena fatto la sua società Best Movie, che aveva comprato i diritti del romanzo di Melissa Panarello con grandissima intuizione, che nessun altro aveva avuto, perché lei comprò, credo, il libro, se non prima della pubblicazione, tipo 3 giorni dopo che era stato pubblicato, ben prima che diventasse un caso letterario o quantomeno un caso di natura commerciale così importante. E lui disse a Francesca: secondo me Luca è il regista che fa per te, nonostante io avessi fatto appunto The Protagonist, Mondo Civilizzato e Cuoco Contadino e tante altre cose piccole, che erano tutti film molto sperimentali, sicuramente underground rispetto all'industria del cinema italiano. E lui ebbe questa intuizione, e io a quel punto di Melissa sapevo qualcosa, ma non tanto, perché poi non ho mai avuto la televisione, quindi non ho quel tipo di conoscenza dell'attualità. Mi documentai, mi diedero il libro, ne lessi poche pagine perché non riuscivo a finirlo, ad andare avanti, perché non mi piaceva. Però io ero rimasto ossessionato anni prima da un altro caso letterario di successo erotico, che era Il macellaio di questa Alina Reyes. No, quindi quando mi fu proposto Melissa e il libro che lessi non mi aveva colpito, io ero molto interessato, ma proprio parecchio interessato al concetto di un film che raccontasse in maniera esplicita una sessualità femminile, diciamo, forclusa dal reale, no? Un po' scandalosa. E quindi la proposta per me non fu tipo, ah, mo faccio un film commerciale, zero. La mia idea fu, volevo fare Il macellaio, di cui scrissi pure una sceneggiatura, poi fu fatto da Aurelio Grimaldi con l'Alba Parietti, è l'attore di Custurizza, e non riuscì a fare quel film perché ovviamente era un'idea fuori di testa, era tutto un po' così velleitario, anni prima intendo dire, e quindi mi sembrava che con questo si potesse approcciare un certo tipo di temi. Il mio primo cortometraggio qui con Claudio Gioè e Zita Donini è il racconto in tempo reale di un momento di intimità erotico e molto esplicito tra un uomo e una donna. Quindi erano tutte corto cose, che diventa un po' mitico nel cinema italiano. Erano tutte cose. 1997. Mai, 96, mai più visto. Lo riproietteremo tra tanti anni. Ah. Però la ragione per cui io poi andai all'appuntamento con Francesca era perché a me interessava il tema del romanzo. Non avevo ragionato in alcun modo
sulla possibilità che fosse un film di successo o che era un'occasione per me di fare un film commerciale. Zero. Non ho mai ragionato in questo modo nella mia vita, né credo purtroppo per me mai ragionerò in questo modo. Se avessi mai ragionato in questo modo, siccome mi sono orgoglioso di poter dire che se faccio una cosa cerco di farla al massimo della precisione e della cura, se mi approcciassi al mio lavoro partendo dal punto di vista di una strategia per la mia carriera basata su delle scelte puramente commerciali, forse a questo punto sarei un regista milionario, avrei fatto film che mi avrebbero dato quel tipo di successo, ma purtroppo per me è difficile, perché se non credo profondamente in ciò che devo raccontare, purtroppo poi, e se non controllo il processo, non riesco a farlo per bene. Tornando a Elisa, poi incontrai Francesca, per la quale provai immediatamente un'attrazione fortissima, perché Francesca è una donna estremamente magnetica, super intelligente, bellissima, con questi occhi che ti... E quindi per me lei fu proprio... I motivi furono due. Mi interessava la tematica, mi piaceva Francesca. E quindi io volevo fare questa cosa con Francesca, per Francesca, su un tema che mi interessava. Comprai un libro che si chiamava Adolescenza di Françoise Dolto, una grande psicoterapeuta dell'infanzia francese, che in Francia è considerata mainstream, cioè ne parlano in TV, insomma, quindi niente di sofisticato. E lessi questo libro e praticamente dissi: il film sarà Adolescenza di Françoise Dolto. Noi tradurremo in forma narrativa questo libro. Cosa che piacque molto alla Neri. Cominciamo a lavorare alla sceneggiatura con Barbara Alberti. Cercavamo un partner insieme a me e Barbara che potesse dare al film uno spin teen, perché né io né Barbara avevamo quel tipo di interesse, diciamo, merceologico. Alcuni scrittori, in particolare uno che non nominerò, ci dissero no, perché, e lì avrei dovuto cominciare a rendermi conto di ciò che sarebbe accaduto dopo, all'interno del sistema dell'industria del cinema italiano, quello era criptonite, il romanzo di Marisa Panarello, perché certe cose non si possono fare. E il raccontare i film sessualmente espliciti o che hanno raccontano quel tipo di prospettiva, rispetto a certi paradigmi dell'immaginario del cinema italiano di quegli anni, era una cosa che non si poteva toccare. La Panarello era considerata trash doveva rimanere, e quindi non poteva essere una cosa per cui la serie A poteva entrarci. Prova nel fatto che poi noi scrivemmo questa sceneggiatura, che fu sviluppata insieme a Fox Europe, la signora Moneo, che era la figlia del grande architetto Moneo, che da quell'epoca dirigeva proprio Fox Europe. Lavorammo con loro e poi loro si tirarono indietro proprio all'ultimo, e Francesca riuscì a trovare praticamente subito in Sony Europe il partner con cui fare il film. Perché? Perché nessuno, e ripeto, nessuno dei membri dell'industria del cinema italiano che potevano finanziare il film vollero farlo. Fu rifiutato da tutti. Ed era una cosa, diciamo, strana, visto che il romanzo aveva venduto milioni di copie, e quindi se fai un po' di matematica e lavori un po' sul marketing, sai che quello potrebbe avere un ritorno economico. Nessuno lo volle fare. L'unica persona che lo volle fare fu Iona Macedo e Gareth Wigan. Lei era la capa della produzione europea di Sony, e Gareth Wigan, che è un leggendario executive hollywoodiano che fu parte della Lard Company e che poi, appunto, prima dalla Fox e poi dalla Sony, si è reso l'autore produttivo di una serie di film importantissimi, da Star Wars a Crouching Tiger, Hidden Dragon, e che all'epoca supervisionava per Sony tutte le produzioni internazionali, cioè tutto ciò che non era hollywoodiano. Furono loro che dissero: facciamo il film, e gli piacque molto la sceneggiatura. Ma tu hai già... Allora, questa è una cosa molto interessante che stai dicendo, perché apre un po' il discorso su questa... Io andai a Madrid, arrivai... Teresa Valverde? No, Maria Valverde. Tutto questo vedo. Arrivato a Madrid, fui portato in questo appuntamento alla Sony, dove si presentarono 25 executive. Da Garrett, che all'epoca avrà avuto 70 anni, 73 anni, Iona, gente da Los Angeles, gente da Madrid, gente dalla Germania, 25 persone. Subì un interrogatorio di un'ora e mezza,
Tutte le mie risposte sembravano incoraggiarli a dire di sì e chiusero il deal con Francesca lì. E il film si faceva, subito. Fin qui era stata un'esperienza per me fantastica, favolosa. Io poi sono uno molto intuitivo da un lato e anche, diciamo, abbastanza ingenuo. Cioè, se tu mi dici, ok, non sapevo come funzionano le cose veramente, quindi ho imparato moltissimo, è stata un'università straordinaria per me, Melissa P, su molti fronti. Uno sicuramente è stato che quando gli americani, tra virgolette, presero il sopravvento, Francesca si sentì, secondo me, e lo dico con la più, proprio quasi sussurrando questa cosa, perché io ho una vera, autentica forma di affetto per Francesca, non la vedo da un sacco di tempo e le mando tanti baci, e però questa è storia, almeno dal mio punto di vista. All'epoca lei si sentì, secondo me, un po' sopraffatta da questa machine enorme che poi venne su sul film, per cui piano piano è come se lei se ne andò dal film. E io rimasi nelle mani di questa signora Macedo, di Madrid, una brasiliana che viveva a Madrid, di Garrett che appariva e scompariva e dirigeva da lontano con le mail, che per me erano una novità, perché io non avevo molto uso delle mail all'epoca, fui obbligato a entrare in quel circolo lì, con questa persona che era stata messa sul film dalla Sony come, diciamo, loro executive in charge of production, che stava lì e che aveva il compito, imparai dopo, di stare accanto a me e di essere sicuro che so che stavo girando andava bene per la scena, con Roberto Manni, e in poche parole fui privato del rapporto con il mio produttore, perché a quel punto non avevo più il produttore ed ero in balia di questo team. Faccio un esempio. Quando io giro, ero prima e dopo sono stato sempre convinto che c'è un punto di vista unico per la scena. Può essere giusto o sbagliato e i film possono essere brutti, però almeno cerco di non essere generico in ciò che faccio, no? Per cui se c'è una scena, io la girerò dal punto di vista che a me interessa di più e che ritengo più giusto per il momento della storia, per il film in assoluto. Fare coverage, cioè coprirmi il culo girando parecchi punti di vista, che poi tanto al montaggio così abbiamo mille possibilità, non solo non lo faccio, ma la trovo una bestemmia, come se tu entri in una chiesa e bestemmi la Vergine Maria, ok? Cosa che per me in assoluto è inaccettabile, anche in quel caso, cioè la bestemmia. Quindi io ero lì che giravo e ogni volta che dicevo ok, scena girata, mi veniva chiesto di fare un'altra inquadratura da un altro punto di vista, perché dovevamo fare coverage. Quindi già quello fu un primo step molto difficile per me. Poi la troupe era molto affollata di persone che erano poco vicine alla mia sensibilità. C'era stata imposta, diciamo, una troupe di macchine da presa, di elettricisti, meccanici, molto, molto importanti, di persone che avevano molto curriculum, ma che erano tutte persone che io ero abituato a girare con le mie troupe garruppate, e lo sono sempre stato, e sono un po' artigianale io, per cui per me è più meno professionismo e più artigianato ciò che faccio. Quindi Melissa piano piano era un film che si era cercato di tirarmi via dalle mie mani. Finite le riprese, il girato, ci arrivano queste mail, ah, è meraviglioso, e io però avevo vissuto delle grandi tensioni con tutto il processo, tutta la macchina. Segnalo che in quel film c'erano Claudio Santamaria, Claudio Gioè, Elio Germano, Primo Reggiani, cioè c'era un cast molto bello di giovani. Molto bello, Maria Valverde era straordinaria, c'era soprattutto Alba Rohrwacher, che non smetterò mai di ringraziare, perché Alba doveva fare Melissa, io le avevo offerto la parte, e a un certo punto mi arrivò una foto di Maria Valverde che vedo in una rivista di cinema spagnolo, e chiedo: ma questa ragazza è spagnola, aveva qualcosa di magnetico, e mi diceva c'ha 17 anni, mentre Alba all'epoca ne avrà avuti credo 25. Cioè era più grande del personaggio, e fece una cosa che ho imparato che i registi fanno purtroppo, che è quello del tradimento della falsa promessa, che cerco di non fare nella mia vita, però ogni tanto ti trovi in quella trappola. Quindi chiamai Alba e dici: ti devo parlare, e le spiegai che per me Maria, che aveva 17 anni, era la cosa naturale, che amavo moltissimo lei, che ero grato a lei,
E lei non solo capì e fu generosissima, ma venne a fare anche la parte della gemella. Come no? Fu generosissima, veramente è stata magnifica Alba, com'è. Poi facemmo il montammo il film e ci fu chiesto di fare un test screening. Cosa che, ne possiamo essere consapevoli, non si fa. Nel cinema italiano non è mai stato fatto un test screening di nessun film. Il massimo che puoi fare lo fai vedere agli amici tuoi. Questi organizzarono un test screening della mia versione, in cui c'erano 40 brani di musica pop per teenager dell'epoca, una colonna sonora favolosa che avevamo costruito io, Walter Fasano e Carlo Antonelli, basandoci sull'idea che il film dovesse essere una playlist di musica per i teenager del 2005. Quindi non era l'effetto nostalgia che poi fu notte prima degli esami, certo, era l'effetto progressione del futuro. Certo. Proiettammo il film all'Adriano, sala grande, pienissimo, cioè tutti arrivarono, questi ragazzi, questi che erano stati recruited, e poi nel film Melissa era tozza, era una molto tosta, non era una leggerina, era una che non permetteva a nessuno di dire tu devi godere in questo modo o devi essere in questo modo. Melissa era veramente totalmente padrona del proprio desiderio in una maniera veramente radicale. Due scene, una quando lei va a visitare i due amici che sono Elia Germana e Primo Reggiani dopo che loro l'hanno violentata, trattata male, presa in giro, e lei nel scopare con questi due li ridicolizza e nel fare una partouze con loro tre praticamente dimostra di essere a capo assoluto di ciò che sta facendo, con un'inquadratura finale in cui lei proprio gode mentre questi due sono umiliati e devono fare ciò che vuole lei, che prenderà davanti e dietro. Poi, e lei aveva decifrato nella scena il fatto che i due ragazzi in realtà quasi volevano loro, l'un l'altro e non lei. E l'altra scena era quando lei va da quest'uomo che trova sulla chat e questo qui la stupra. Ed era molto pesante quella scena lì. Il film ottiene il voto medio che è discreto, che però per gli americani discreto cade nella categoria del fair 5-6, quindi loro ritengono che il film è una catastrofe. Il pubblico aggredisce il film, aggredisce Melissa con veemenza, ma gli americani non capiscono che A, c'è un attimo un lato latino, e B, che questo potrebbe essere per esempio il viatico a un successo gigantesco, perché si crea una polemica ancora più grossa di quella che si era già creata con la pubblicazione del libro. Il film, loro quando fanno il focus group alla fine della proiezione, prendono 20 persone della sala e con una persona al centro che è una sorta di sondaggista, li invitano a parlare in pubblico del film, però quasi li suggeriscono verso dove andare. Loro decidono che il pubblico non ha trovato un attacco emotivo al film perché non c'è un tema musicale che lo può abbracciare, questo pubblico. Quindi cosa succede? Succede che mi viene chiesto di tagliare dal film tutti quei momenti in cui Melissa è empowered. Nel finale del mio film, quando lei va al funerale, al cimitero, a mettere i fiori sulla tomba della nonna e abbraccia la madre, Geraldine Chaplin, lei alza lo sguardo e vede che sulla tetto del palazzo accanto al cimitero ci sta il guardiano del museo, Claudio Santamaria, che nella versione che avete visto al cinema lei lo segue e poi finisce là. Nella mia versione lo seguiva e scopava e godeva come una pazza. In questo finalissimo lei lo abbraccia, cioè abbraccia la madre, finalmente c'è questa unione con la madre, poi alza lo sguardo, vede lui e il film finiva su lui e lei che si guardavano, non su lei e la madre che si abbracciavano. Il finale era lei e lui, come una sorta di promessa di godimento per il futuro. Tutto questo fu tagliato dal film, totalmente rimosso. Mi fu imposto di usare un compositore che facesse la colonna sonora. Io non ho mai usato compositori per colonne sonore fino a Suspiria con Tom York. Infatti l'hai detto a Venezia, adesso mi ricordo questo. Mai fui obbligato a mettere questa colonna sonora di Lucio Godoy, che era orrenda e che era uno scandalo avere una cosa del genere per me. Tutta la colonna sonora che avevamo composto la fu rimossa. Dopo grandi lotte, grandi violente lotte, riuscì a ottenere che il brano che mi aveva fatto per me Arto Lindsay, On and On Melissa, fosse contenuto, che è meraviglioso, film. Il mondo civilizato, che è una cosa di Luca che ama molto. Ma On and On Melissa era una canzone originale di Arto per il film. E lì
ero perduto perché vi era stato tolto, era come se ti castrano, no? Come se ti tagliano le palle e le prendono e ci giocano davanti a te. È stata una cosa di violentissima, fui obbligato a fare la post-produzione del film a Madrid, mio padre si sette male all'epoca e quindi io dovevo stare a distanza, il papà di Walter Favano morì in quel momento, fu un momento molto brutto per noi, molto molto brutto. Poi il film uscì e venne massacrato dalla critica in maniera brutale e violenta e anche francamente un po' gratuita, perché poi, allora, io il film che è uscito non è il film che avevo fatto io, e il film che è uscito è un film a dir poco compromissorio e per il quale io non ho una grande passione, però se guardi il film non puoi dire del film che è un film trash, no? No. I film trash sono altro, c'è il trash volontario, c'è il trash involontario. Spesse volte il trash vero è quello involontario, che tu pensi di fare una cosa e ne fai un'altra. Per cui, per esempio, Mutande Pazze non è un film trash, è quasi un capolavoro, perché c'è una determinazione genialoide di Roberto D'Agostino di perseguire quella cosa, no? Mentre altri film, che oggi non nomineremo perché nella nuova vita che vivo decido che non parlo mai più male di nessuno, sono quelli in cui tu ti pretendi di fare una cosa ma in realtà ti sfugge di mano. Quindi quel film fu un'amarezza incredibile per me, perché il processo per farlo fu faticosissimo, difficilissimo, complicatissimo, e fui esautorato di una responsabilità sul mio lavoro che per me era incredibilmente inaccettabile. Il mio rapporto con Francesca si disseccò perché lei si allontanò dal film e da me. Io sono un lottatore, io sono pronto a ogni battaglia e sono molto violento quando lotto, per cui forse lei invece il confronto non lo poteva tollerare. Il film fu massacrato proprio violentemente e brutalmente dalla critica in Italia, fu eletto il peggior film dell'anno da Chuck. Nessuno per esempio rilevò che c'era un'operazione di marketing che era geniale, e lì per esempio fu una delle mie gioie, perché per esempio lavorare con l'ufficio marketing di Sony, Sony America, diretto dallo stupendo Salla Destro, fu una grande cosa. Loro insieme a me fecero la foto del labbra, poster pazzesco. Insieme decidemmo che avremmo fatto, a parte la cartellonistica, in alcuni punti nelle discoteche, nei cinema. Semplicemente ci fu questa cosa geniale di dire, sai che facciamo? Disegniamo un cuore con un rossetto e scriviamo ti aspetto al cinema, Melissa. In questi luoghi, era pazzesco, era virale. Poi il film fu numero uno in classifica il primo weekend e fece un sacco di soldi, 1.900.000 euro all'epoca, se non mi sbaglio. E lì tutti dicono, good, abbiamo giocato la partita bene, adesso il film morirà, cioè crollerà, riusciremo a recuperare i costi di produzione, ciao. E però il secondo weekend, che era contro Harry Potter 2, perché era uscito a novembre e andammo su dicembre, fa 1.700.000, cioè lui perde il 10%. Pochissimo. E mi arriva una mail da Sal che mi scrive, caro Luca, nessuno degli Sony mi aveva scritto niente quando il film fece 1.900.000. Mi arriva la mail di capo marketing mondo di Sony che mi dice, caro Luca, il primo weekend è sempre dello studio, ma il secondo è del regista. Questo è tutto tuo, congratulazioni. E il film fece 7.000.000 euro. Quindi io faccio questo conto nella mia testa, dico bene, abbiamo comunque, siamo riusciti, siamo usciti il film, ne siamo usciti bene. Vado dalla mia agente, avevo scritto Io sono amore già, dico adesso troviamo i soldi, andiamo a dare. Finalmente per la prima volta dopo quasi 10 anni di lavoro nel mondo del cinema posso entrare dalla porta principale dell'industria del cinema italiano e fare un film con i crismi dell'industria del cinema italiano. E lei mi dice, ma non hai capito, nessuno ti incontrerà e nessuno ti vuole incontrare, perché il tuo film ha fatto vomitare e il successo non conta niente. E si ricomincia da capo. Per cui per me Melissa è stata una fonte di profonde amarezze, nonostante la flagranza, per esempio, del fatto che il film fu un grandissimo successo di pubblico all'epoca, poi enorme successo di home video, fu un grande successo. Ed è lì che io dissi a me stesso, nessuno potrà mai più nella mia vita togliermi il dominio del mio lavoro, la possibilità di compiere io i miei errori, la gestione di ciò che faccio. Ed è lì che io divenni produttore dei miei film e non ho permesso a nessun altro di entrare in merito a ciò che faccio, se non in quanto partner, non in quanto qualcuno che decide sopra di me. Ci sono sempre nella carriera dei grandi registi i film
il Melissa P per Lucas e THX1138. Mi piace perché tu hai usato l'immagine dell'essere virato, che poi per un film erotico aveva in quanto uomo, non in quanto la virazione però... un segno di depotenziamento della potere, del potere da uomo mi taglio le palle. Ma non devi finire, sta così sulla difensiva e ogni cosa che è ma invece... non solo sulla difensiva, voglio precisare il mio pensiero. Però a me invece a me mi piaceva come immagine perché era un film erotico, quindi il regista che dice mi hanno tagliato il cazzo, mi piace. Ma non era un film erotico, era un racconto di formazione. In realtà la Melissa, la nostra Melissa del film, che io avrei voluto fare, avrebbe cominciato ad essere erotica solo dopo i titoli di coda. Sì, però come genere cinematografico era un film erotico. No, era racconto di formazione. Sì, ma adesso però mi stai distruggendo tutta la domanda dopo, che è legata anche un po' a quello che tu hai detto, che sicuramente mi dirai che non serve. Però intanto voglio dire che Lucas usava come immagine, hanno tagliato le dita al mio bambino, per THX1138 con immagine parimenti Cameron è il secondo Piranha, quello prodotto da Assonitis, che lo porta quasi a morire. Cameron sta male fisicamente, quindi è bello che nella carriera dei registi c'è il film che però poi da cui si impara moltissimo, e come nel caso di Luca Melissa P. No, ti volevo fare una domanda sul cinema erotico, e cioè in base a ciò che tu hai detto all'inizio, cioè i primi problemi legati a Melissa P sono sulla sessualità del personaggio e su questa rappresentazione grafica, no? Che si vuole fare della sessualità del personaggio, in poche parole. Ma si vuole in poche parole il problema è... Sì, ma la mia domanda è, piccola deviazione. Prego. Il problema era che il personaggio che godeva e il personaggio che desiderava e la cui ragione d'essere passava dal principio del piacere era femminile. Oh, io voglio dirti però, tu che sei anche più di me, che sei più colto di me, uno storico anche e un appassionato di cinema, voglio dirti, è che è legata a quello che è Guadagnino adesso, perché Guadagnino ora è anche questa bella sensualità, questo bel, in alcuni frangenti ovviamente Suspiria, adesso fra poco ci arriviamo, però soprattutto il Guadagnino di Io sono l'amore, in un certo senso, Big Splash, dove c'è molta sensualità e sessualità, e Chiamami col tuo nome. È una mia ossessione, Luca, cioè io dico, siamo un paese osceno e non siamo più un paese erotico da tanti anni, è una mia frase tormentone. Che cosa ci è successo? Perché noi eravamo molto noti come marchio nel Novecento, e abbiamo citato prima un gigante a te molto vicino, a cui tu dedichi Chiamami col tuo nome, peraltro che è molto vicino a Io ballo da sola per tante ragioni. Appunto Stefania Casini, che tiene in mano un'immagine emblematica, Stefania Casini, e così stiamo arrivando anche un po'. Però c'era un articolo sul Guardian che ho letto ieri, con quel tipico atteggiamento prude e un po' bigotto, revisionista e un po' opaco, di intelligenza opaca, un'intelligenza che viene opacizzata dalla ottusità, in cui scrivono... Il gioco, perché erano morti, ahimè, due maestri assoluti, uno è anche un amico, che è Bernardo, e l'altro è Nicholas Roeg, e il titolo era cosa sarebbe oggi di questi due registi dell'erotismo nell'epoca del Me Too. Ora sì, no, aspetta, però adesso, ok, interessante. Per cui... io voglio fare un altro discorso, voglio chiedere a un cineasta che, perché l'hai detto te, cioè è come se questa mia ossessione di questa perdita nel cinema italiano dell'erotismo, che per me è stata una sconfitta da critico enorme, anche economica, artistica, di segno, semiologica, cioè noi eravamo quello, era quello Lagavani, era quello Fellini lo sai benissimo che era considerato, soprattutto dai puritani, dai nostri amici puritani anglosassoni, era considerata La dolce vita un film erotico, lo stesso Antonioni. Probabilmente. No, ma è il gioco che hai fatto te recentemente. Può venire in aiuto probabilmente una riflessione sul concetto di godimento, forse. Cioè probabilmente l'Italia è stato sempre un laboratorio politico, sempre, per il resto del mondo, no? Siamo stati un laboratorio politico. Alcuni lo dicono che lo siamo tuttora, col populismo e il sovranismo. Un laboratorio politico. Anticipiamo i tempi. L'Italia è stato un laboratorio sui fascismi, no? Certo. Ora, l'Italia è in qualche modo è come se si pone in una condizione di maggiore realismo del relico. E quindi, no? Perché prima. Quindi
Allora, siccome l'Italia è un laboratorio politico in avanti rispetto al resto del mondo, diciamo sempre come una sorta di rabdomante ci indica la via per il peggio, il modo in cui la lezione ultraliberale e liberista della politica americana post Nixon, a parte la breve parentesi carteriana, ovvero il reaganismo, che ha mutato in maniera brutale il mondo, no? E di cui parla anche in maniera intelligente un film che ho visto ieri che non mi è dispiaciuto, che è Vice di Adam McKay. Stavo pensando proprio a Vice. È arrivata in Italia in forma di farsa, però anche la farsa è una cosa seria. Una cosa molto seria. Allora, il lato farsesco dell'Italia è stata l'idea che adesso avremmo potuto applicare ai nostri immaginari, alle nostre culture, alle nostre territorialità, alle nostre tradizioni, il modello che arrivava da là, che poi si chiama, in una parola, e qui lo so che adesso gli amici del Foglio e di tutta quella vulgata dirà che no, ci casca sulle banalità, ma è vero, la televisione commerciale italiana degli anni 80 è stato il napalm che ha distrutto in maniera, da un lato sicuramente scientifica e dall'altro in maniera involontaria, tutto ciò che era il terroir, l'humus nel quale si era creata la cultura italiana del Novecento, con tutti i suoi difetti, con tutte le sue polarizzazioni, con tutte le sue, che possiamo dire, volgarità di appartenenza, no? Però, di fatto, a un certo punto tutto si è chiuso, tutto si è rinchiuso, no? E quindi è come se gli immaginari si sono rimpiccioliti. In più, ci è stato detto, bella la vita, la bella vita. Bernardo diceva sempre che una frase che lo urtava e che era cominciata a sorgere nelle lingue era alla grande, un'espressione che per lui era raggelante, per la quale lui andò a vivere a Londra per molti anni, perché dice, fin quando si dirà alla grande io non potrò tornare qua. E quello è stato lo scenario che è mutato. E poi abbiamo avuto questa ingiunzione al godimento, cioè si è persa la capacità di capire e di attendere la lingua del desiderio e quindi dell'erotismo, se vuoi, per la quale non c'è un'immediatezza ma c'è un rinvio, c'è una possibilità di arrivarci ma poi non ci si arriva perché si attende ancora di più. E si è pensato, adesso io posso godere e in maniera, diciamo, priva di sensi di colpa godrò. Però il problema è che più godi più vuoi godere, e più vuoi godere più pensi che ti senti vuoto. E quindi tutta questa cosa si è svuotata, si è un po' rimpicciolita, si è un po'... In termini industriali e artistici, in termini di esportazione anche di un cinema, di una cinematografia, è stato drammatico questo per noi italiani. Abbiamo perso veramente un asset. Però, occhio, il problema è anche il modo in cui l'economia è cambiata. No? La globalizzazione. Cioè, a un certo punto, prima si è cominciati a lavorare sulla deregolamentazione del mondo del lavoro, la distruzione del welfare state, il liberismo che ha impenetrato le democrazie, diciamo, socialiste o parasocialiste o democratico-socialiste europee. Poi le merci hanno cominciato a muoversi e a distribuirsi in una maniera che andava al di là dei confini stretti, tutte cose che la prima parte no, ma questo in qualche modo why not, cioè non è che io sia uno che dice autarchia, autarchia. Poi però, quando la dimensione merceologica della fattura, del modo in cui si fanno le cose, è passata alla produzione degli immaginari, quella è stata la catastrofe. Perché prima chi faceva cinema lo faceva secondo una individualità che era radicata nel proprio posto, nei propri immaginari, nelle proprie culture, e poi usciva nel mondo ed era un esempio. In primo luogo era un esempio di approccio, di attitudine, tipo Scorsese non esisterebbe se non fossero esistiti
le nouvelle vague del mondo. Senza le nouvelle vague francesi, italiane, giapponesi, Scorsese non avrebbe potuto pensare a Mean Streets. Certo. Ciò che, e questa era una cosa, diciamo, fertile, proficua, che aveva qualcosa di questa cosa meravigliosa che è il cosmopolitismo. Però Scorsese faceva il suo cinema, non cercava di fare l'imitazione di un linguaggio che era quello di, dei vari Truffaut, oppure Oshima o Bertolucci. Li guardava come modelli e diceva: il mio modello sono loro e aspiro ad essere come loro e ragionerò nei termini della mia cultura, del mio reale, con quell'ambizione. Poi cosa è successo? Che si è deciso là, cioè a Hollywood, che il modus è stata una guerra commerciale, il modo, il linguaggio dell'immaginario audiovisivo doveva essere imposto. E quindi, piano piano, questo veleno ha avvelenato i pozzi. Per cui, è lì, secondo me, la vera catastrofe. Il cinema del mondo sono stati tutti avvelenati dal linguaggio hollywoodiano, che poteva andare benissimo per loro, e si è fatta una sorta di, imitazione pallida del sistema di linguaggio hollywoodiano con il territorio. Per cui si usavano e si usano le identità territoriali e si gira all'americana, per dire una banalità. Uh-huh. Ma è così. Per cui piano piano si è spogliato il cinema di ciò che il cinema ha e che lo costituisce e lo definisce, che è il linguaggio. E si è trasformato il linguaggio del cinema in un codice di rappresentazione che partecipa della industria di un paese come l'America, come Hollywood, che ha pervaso tutto il resto del mondo. C'è un film tipo Le vite degli altri, di un regista che trovo una persona gentilissima e squisita, che è Florian von Donnersmacher, che ho conosciuto a Venezia. Quel film è un film... Era in concorso con Luca quest'ultima edizione. Quel film è un film proprio paradigmaticissimo. Lo dico perché io sono un appassionato di Junger Deutsch Cinema, no? Cinema, del nuovo cinema tedesco. Lui parla della tragedia del vivere oltre la cortina di ferro in quegli anni, tra l'altro Suspiria avviene, esatto, se stesso nello stesso luogo. Esatto. E racconta ciò che c'è dietro la facciata di questa Germania Est grigia e via dicendo. Il film sembra uno sceneggiato televisivo americano, però imbastardito da una sorta di deviazione culturale che di farlo là. Ma dov'è il principio e il linguaggio specifico di Florian? Non c'è. Il film di Florian è un film all'americana su un tema europeo, per di più che pervertisce le dinamiche culturali del luogo americanizzandole. L'uomo, i due uomini, la bella, questi sono temi proprio tipici del cinema hollywoodiano, no? Lui, lei, l'altro, lui che vuole l'altra, eccetera, eccetera, la rivalità, ovviamente la donna che ci resta secca perché è sempre così, e alla fine diventa un gioco tra due uomini, tutto così paradigmaticamente americano, che però poi va là, viaggia, viene percepito come art house, ed è art house non tanto perché il film è, a livello di ritmo e di racconto, un film difficile da decifrare, come potrebbe essere, che ne so, un film di Theo Angelopoulos per un pubblico americano, ma perché gli attori non sono attori americani, perché la lingua non è americana, perché lo scenario non è americano, e quindi ha quella sua nicchia di mercato che è l'art house. Questo mondo, cioè che il linguaggio americanofilo ha penetrato il benessere degli immaginari, dei cinema, diciamo, d'autore, d'arte europei, trasformandoli in art house di ritorno, e questo è il motivo per il quale oggi a te manca, che ne so, la lingua di una cineasta come la Cavani o Bolognini o Bertolucci, non confrontandoli ma parlando di, o anche semplicemente, che ne so, ma pure Sergio Corbucci, esattamente, Corbucci. Luca, c'è, cioè Gianni Romoli, che è un mio mentore da questo punto di vista. Gianni scrisse l'episodio di Rimini Rimini con Pio Pio, un episodio che ha sconvolto le nostre adolescenze dal punto di vista sessuale, stupendo, con il bambino, anche un po'... Beh, ma c'era anche Piso Pisello di Peter Del Monte. Però Rimini Rimini era super blockbuster commerciale estivo da larghissimo, da pubblico larghissimo,
E più Pio Pisapidello fu un successo clamoroso. Sì, ma fece tanti soldi. Sì, 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 è vero, però Rimini Rimini era più trucido, sulla commedia trucida. Sì, era un film commerciale. E c'era Pio Pio, che era questo ragazzino anche un po' efebico, sgradevole, era stupenda la scelta, bellissima, che faceva l'amore, anzi che si faceva Eleonora Brigliadori, che stava cercando invece di incontrare l'uomo maturo. No, si faceva il personaggio interpretato dalla signora Brigliadori. Si faceva il personaggio interpretato dalla signora Brigliadori, che all'epoca era bellissima. È ancora bellissima, no? Ma io non la conosco, però all'epoca era donna meravigliosa. Però che, per chiudere il discorso, lo scrisse Gianni Romano. Lo sforzo deve essere quello di non di pensare al cinema come un linguaggio. Quello deve essere lo sforzo. Io penso che sia legato però anche tu hai fatto un discorso molto interessante legato a questo codice che viaggia col treno. È sempre una questione di linguaggi. Se non ne guardiamo, io penso anche legato alla società, a quello che c'è successo in Italia negli ultimi anni, che siamo proprio da quel punto di vista. Ma non è vero, perché cioè, il cinema francese contemporaneo, il cinema italiano, il cinema spagnolo, il cinema tedesco sono tutti cinema che si possono essere assimilati l'uno all'altro. Sono tutti uguali. Sono film che non hanno alcun tipo di interesse per la lingua, per il linguaggio, tranne in casi rari che sono considerati eretici e inaccettabili dal punto di vista dell'industria. No, un grande autore è Albert Serra. Albert Serra è un regista straordinario che compie un percorso in maniera così coerente, ma allo stesso tempo così spiazzante, con i suoi film, partendo da un presupposto che non si interessa a quel tipo di linguaggio lì. Chi conosce Albert Serra? Io e te. Pochissimi. Ecco. Ok, adesso in un modo o nell'altro dobbiamo arrivare alla nostra Suspiria. Perché è femmina Suspiria. Sì, Suspiria è femmina. Wow. Sì, a me non è che proprio mai comunque, però. Su questa cosa dell'erotismo. Su questa cosa dell'erotismo io non lo so, ho visto degli arretramenti proprio antropologici degli italiani da questo punto di vista, tanto che ho coniato un'espressione di cui vado molto fiero, che l'Italia è un paese osceno ma non più erotico, che c'è una differenza abissale tra le due cose, però politica, società, tutto, ci metto letteratura, tutto. Che cosa ci è successo? Abbiamo smarrito un qualcosa che invece Luca secondo me ha ritrovato. E infatti ne parlai con Marco Morabito, che è un sodale, è un collaboratore, è un coproduttore. No, Marco Morabito è il produttore dei miei ultimi 4-5 film. Vabbè, ho capito, ma non è un sodale. Vabbè, ma sodale per me è una cosa bella, vuol dire un collaboratore, una persona che lavora con Luca. Grande Marco Morabito, peraltro, ha partecipato con me a un'arena bellissima, volevo questo, come al solito. No, anni fa era Io sono l'amore, l'arena a Roma di Io sono l'amore. Venne Marco Morabito e disse... questo film sta piacendo moltissimo all'estero, perché lo guardano e dicono: ci ricorda Luchino Visconti, ci ricorda Michelangelo Antonioni, ma che è successo? Ma perché c'è solo questo fatto? Cioè, cavolo, d'altronde c'è uno che ha vinto l'Oscar recentemente perché ha copiato molto Federico Fellini, quindi la cosa funziona. Perché effettivamente Luca l'ha fatto molto meglio rispetto a te. Mi auguro di non essere, una sorta di trova, come quello che fece il trova robato, che imita... No, voglio dire che Marco Morabito mi ha ricordato, madonna mia, testa a fanco, nell'ennesimo complimento, niente. Io sono amore, c'è un incredibile equivoco, visto che il film si svolge a Milano, si pensa che quello sia un film viscontiano. Ma a parte la presenza nel film di alcune persone che hanno come cognome Fanno Visconti, di Modrone, il film è proprio di viscontiano, non ha praticamente nulla. Il film è forse l'ambizione più fassbinderiano nel suo approccio tematico, formale. Ma non sono troppo d'accordo su questo, comunque vabbè. Però era più un discorso, quello che faceva Morabito, che mi convince totalmente, di come Luca sia riuscito a recuperare, tu che sei un gourmet, a recuperare certi ingredienti, non so se questo finalmente me la passi, certi ingredienti che nella nostra cucina qualcuno... Ma io non cerco di recuperare un bel niente, io faccio ciò che mi piace fare. Aridanghete, allora diciamo che questo può essere il punto di vista di un orrido critico, dopo che questo, che non ci pensa, lo prende, lo fa,
dopo io proprio ho sentito questa cosa e penso che abbia contribuito al tuo meritatissimo successo internazionale questo ponte che tu hai creato col passato, soprattutto con il grandissimo Bernardo Bertolucci. Ma Bernardo non è passato, Bernardo è il futuro. Bernardo è il futuro e, ed è bello che anche... Il cinema non è mai al passato. Se il cinema è al passato, e allora vogliamo, possiamo parlare di archivio audiovisuale che fa parte di una storia, ma che in realtà non ha niente a che vedere col cinema. Il cinema è un linguaggio che si deflette costantemente in un dopo, non è mai un, un precedente, mai. Un film, che, un film importante non può essere visto come uno stilema del passato. In questo senso, appunto, a me non interessa Visconti, perché Visconti è un regista che importantissimo, che ha molto da dire rispetto alla propria generazione. I suoi film sono spesso, come dire, congelati in quel momento lì, mentre Antonioni lo trovo un regista molto più propulsivo e potente. Ho rivisto recentemente La notte, ma che film, è una cosa incredibile. Un film incredibile, di una modernità incredibile. Incredibile. Che Cronenberg prese come punto di riferimento per Crash, e totalmente. Ha lo stesso identico finale. E che film, che, ma perché l'avventura? Ma anche se, ma se rivedi l'avventura oggi ti sembra un film veramente del 2066. Sono d'accordo. Poi, sai, io facevo un discorso, però ho questo orrido poi, ruolo i film, del, i film, dello cinema, storico. Il film e il cinema sono fattibili più o meno nello stesso modo da 100 anni, più o meno. Non è che c'è tante da cambiare, non è che cambia, cioè alla fine c'è, cioè, la macchina da presa, c'è, cioè, delle persone, c'è, cioè, degli spazi, dei luoghi e delle storie che si sviluppano attraverso la giusta posizione delle immagini. È sempre uguale il modo in cui si fa un film, per cui non è che tu guardi al passato per riprodurre uno stile. Luca, la cosa drammatica di questa intervista è che tu... Ma che drammatica? Ci stiamo divertendo? Ma che drammatica? Guarda Bernie come sorride, per ragazzo. È che il mio punto... Stai facendo una strada? No, era per te, tutto concentrato. No, vabbè, ragazzo, però non sorride. Cioè, è il mio punto di vista. Io devo avere questo. Però lui c'ha la barba da hipster, un po' fuori tempo massimo. Un po' sono d'accordo. Un pochino, cioè, sei tra il hipster e il Timber. Quello, cioè, sembra un po' uno da un boscaiolo. Falla vedere. Ma fai superare. Falla vedere. No, il fuoricampo è più bello del campo. C'è un fuoricampo in Suspiria. Che obiettivo è questa barba che ti porta? Rilassa. Ti rilassa, te la tocchi. Ci stanno gli uccelli, c'è sta un sacco di roba là dentro, c'è il mondo della barba di Garabella. È molto David Lowery quella barba, un regista che amo. Vabbè, detto ciò... Elliot, hai visto il film Elliot, il drago invisibile? Come no? Straordinario. Come no, come no? Bello, bello, bello. Grande film. Ci è piaciuto molto. È un grande regista. E va bene, allora adesso all'improvviso, no, io prima ti stavo criticando perché non è che il mio punto mi di vista è il tuo, esatto. Guarda, cioè... che mi stanno rompendo i coglioni, siamo a un'ora e 12. No, invece su queste cose sono belle perché sono lasche, sono rilassate, poi chi la vuole sentire. Ma quanti followers hai tu su Instagram o su Twitter? Non ce l'ho Instagram. E Twitter? Non ce l'ho il Twitter. Bravo. Non mi piace Twitter. Non è né l'uno né l'altra cosa. C'ho Facebook. Ok. Facebook, su Facebook sono riuscito un pochino a capire come fare dopo tanti anni, perché io apri Facebook 12 anni fa perché volevo spiare una persona che mi piaceva e non avevo più contatti, non sapevo come però trovarla, quindi mi dicono guarda che sta su Facebook, ma che è sto Facebook, non sapevo cos'era, mi aiutano e metto una foto di Youssef Chahine come ritratto, il nome che mi invento un nome che non è il mio. Dopodiché chiedo l'amicizia e questo qua me la concede, insomma, forse in maniera automatica. A quel punto entro nelle feste e guardo, e più guardo mi sento male, perché vedo le foto, sta al mare, sta da qua, mi sento male, quindi dico non voglio più vederlo. Un giorno, tentando di resistere a non tornare sulla pagina di quell'altro, dico vabbè, cerchiamo degli amici, e mando una richiesta di amicizia a un mio amico, che è anche un produttore, che è molto simpatico. Mi risponde dicendo non stringo amicizia con i vecchi. Perché la foto era di Mr. Chahine. Fu allora che decidi che era finita. Quindi il mio Facebook durò tipo 5 giorni, 4 votati a capire cosa succedeva dall'altro lato, 1 a cercare di fare amicizia con le persone che non volevano fare amicizia con me. Finita.
E ancora oggi non so come funziona. Giuro, vabbè, non è uno snobismo. Beh, sì, non c'è la televisione, niente Facebook. Sta uscendo un po' un'immagine di Luca. Come lui, no? Da... Un po'. La televisione non c'è. La televisione non ce l'ha. No, come te. Ah sì, come alla David Lowery. Un po' boscaiolo che è lontano dalla tecnologia. Però... Io guardo i film in DVD, non li guardo online. Tu non li guardi online? Però grazie... Un sacco sto DVD. Ah, è stupendo, sì. Perché è rovinato anche. Qua si sente proprio l'uso. Esatto, visto l'uso, volte. L'uso. Però adesso abbiamo una versione... Adesso c'è il Blu-ray di Blue Velvet da qualche parte. Capolavoro assoluto della storia del cinema. Fatto vedere mia nipote di 18 anni era sconvolta. Senti, io lo vedo a 14. Anche io. Eh sì. Sconvolgente. Detto ciò, ricorderai che Gianluigi Rondi boicottò la presenza del film alla Mostra del Cinema di Venezia perché disse: la figlia della mia amica Ingrid Bergman non può mostrarsi così e io non lo passo al cinema. Al festival. Poi, Isabella, tu mi chiedi sull'erotismo di un mio punto di riferimento che rimane sempre, perché io credo molto che il critico debba sbagliare e credo molto nell'errore. Sarà forse una cosa furba da parte mia perché ne faccio tanto. Ma voi sbagliate anche Roger Ebert sbagliò. Voi sbagliate anche che è un mio punto di riferimento. I critici spesso sbagliano per molti motivi. Uno dei motivi per cui i critici sbagliano è spesso, secondo me, che sono un po' come si dice, confusi dalla patografia, no? Cioè guardano al testo legandolo a chi l'ha fatto e a ciò che accade a chi l'ha fatto nel momento in cui gli accade. Assolutamente. Mentre il testo va visto nella sua individualità. Oh mio Dio, sì, però pure te oppure David Lynch, non si può dire altro che bene di David Lynch. Sempre. Vabbè, ho capito. Una volta che l'hai sposato, l'hai sposato. Ma c'hai ragione, ma è ovvio. Io credo molto nell'errore, credo molto che il critico faccia tanti errori. Però è un ragazzo che prova a creare movimento, credo molto invecchiando nell'amore. Prima era molto meno. E invece credo nell'amore per il cinema, quindi dobbiamo fare movimento, dobbiamo creare una discussione, una chiacchiera, una curiosità, il desiderio. Ecco, io l'ho capita, ma infatti sono sereno, faccio una vita tristissima, però sono sereno, cioè ho capito perché... l'ho capito perché lo faccio e... È stupendo perché devo dire che su questo sei magistrale, no? Perché io credo che probabilmente vedendole tutte insieme esce fuori un magnifico ritratto di te. Sono molto più figo di voi, sicuramente. Non è una questione, mica c'è chi è la battaglia che ce l'ha più grosso, io sono tranquillo con quello che ho. Meraviglioso, senti qua, ma te c'hai... sono assunto, sì. Fin qui sono ossuto, poi da qui a qui c'ho la panza e poi di nuovo ossuto. È un po' una tragedia. Meraviglioso, bellissimo Luca. Sì, detto ciò, è arrivato il fidanzato di mia nipote, sento la voce, non l'ho mai conosciuto. Quindi vorrei andare a guardarlo un attimo. No. Facciamo una piccola pausa, la vado a salutare. Ma se fai la pausa però noi non stacchiamo, quindi devi tornare subito. Ok, arrivo subito. È passata un'ora e 17 minuti e ancora non abbiamo parlato di Suspiria, ma questo è proprio... Ma lo sapete che... Questa è la linea di Guadagnino, perché lo sapete che lo facemmo così anche con Fasano. Dovevamo parlare, eravamo tutti contenti che avevamo il cosceneggiatore, il montatore di uno dei film più popolari del momento... Ci viene a casa, chiamami col tuo nome e mi ricordo che con Walter, tipo prima di arrivare a chiamami col tuo nome, che poi tipo è 20 minuti di quelle 2 ore e 45, abbiamo parlato di tutto. Con loro, perché adesso posso usarlo di nuovo il termine, è sodale Fasano, anche Fasano è sodale di Guadagnino, con loro un po' c'è sta roba, ma adesso ci arriviamo, ci divertiamo su Suspiria e facciamo il gran finale su Suspiria. Bello quel discorso, complicatuccio il discorso che ha fatto sul codice che prende il sopravvento sul linguaggio, ma ci riflettiamo. Io sono convinto che legava anche un po' alla decadenza sociale che c'è stata nel mio paese, però il fatto di aver cancellato l'erotismo come rappresentazione grafica del nostro cinema, però il discorso che fa Luca, e non dobbiamo mai dimenticare il grande Gianni Romoli che dice, quando prova a fare un film erotico che oggi è impossibile farli, che mi dice nel contratto di Rai Cinema non era previsto il QM14. Questa è una cosa che se la dico a Guadagnino impazzisce. Eccoci qua, scusate. Gianni,
che Gianni Romoli, a cui vogliamo tanto bene, mi dice che ha provato a fare uno degli ultimi film erotici che non ne facciamo mai, quello diretto da Francesca Mucci, peraltro da una regista con Anna Foglietta, aveva anche delle cose molto interessanti, tratto da un romanzo di Francesca Mucci, e Gianni, che lo produce e lo cosceneggia, mi dice allora con Tilde mi dice allora la cosa drammatica è che Rai Cinema non aveva nei contratti il VM14, cioè non era previsto il VM14. Questo fa capire a livello di senso che come creazione, che in Italia tu possa mandare in TV soltanto per tutti fino alle 10:30 di mattina sera. Sì, però lui diceva noi non, cioè ho dovuto imporre io, ho dovuto ricordare io che volevamo fare un testo. E vabbè, più un po' di senso di pionierismo. Tra l'altro il Suspiria è sì, il 14. Ok, sono però, così felice. Anche io sono felice, però... Andiamo su Suspiria. Oh, questo, se Gianni dice una cosa del genere vuol dire che siamo appunto veramente nella merda. Ma ok, vabbè, io penso di sì. Allora, Suspiria. Ah, allora, adesso qua potremmo stare 6 ore perché sono anche fresco di seconda visione. Allora, Terza, non l'hai visto 2 volte prima a Venezia? Cioè, è vero, terza visione. Ah, terza ecco. Visione. Ho detto una bugia. Non ho detto una bugia. Terza visione, 2. Vabbè, no, non volevo anche dire il favore che mi hai fatto. No, carino, non lo possiamo dire. Luca mi ha concesso di poterlo vedere un poco prima dell'inizio della mostra di Venezia. Ma tu non hai detto niente del film, quindi sei venuto in quanto amico. Beh, ho capito, però è stato un privilegio anche da critico cinematografico, perché noi siamo, per il piccolo mestiere che facciamo, lui mi ha permesso di mettere gli occhi su questa, su quest'opera prima di miei colleghi, e quindi arrivare a Venezia un po' più preparato come a scuola rispetto a dei miei colleghi. Ok, quindi sì, 3 visioni, ci sarà bisogno di una quarta, di una quinta, perché poi appunto ti rendi conto, più ci pensi, che vuoi vederlo ancora, vuoi vedere altre cose che ci sono nel film, che pensi che ci siano, però vuoi controllare, insomma. Ci sono questi padri a cui è dedicato il film, in Chiamami col tuo nome, e c'è questo padre meraviglioso, molto presente nella scena considerata da alcuni madre di Chiamami col tuo nome, con la gamba come ha fatto Stahlberg, io che ho tutte le ossa, che io sono molto rigido a livello, come ha fatto Stahlberg a stare con quella gamba in quella posizione, Stahlberg a stare con quella posizione sul divano, io amo molto quella scena anche solo per la posizione della gamba come fa, e amo moltissimo quella scena per come cambia Timothy dopo il movimento di camera. Cioè, non ci sono movimenti di camera. Sono 3 4. No, aspetta, scusami. C'è un piano a 2, un campo su di lui, un campo su di là. Sì, ho capito, ma a un certo punto Timothy, io perché me lo ricordo più frontale all'inizio e più laterale all'inizio. All'inizio un'inquadratura come questa, okay. Poi c'è un campo su di lui, un campo, è una scena molto classica. Comunque, insomma, vabbè. Ma vogliamo arrivare a Suspiria? Stai ancora a parlare con i bambini? Sì, perché là c'è la figura paterna. Cioè, c'è questa, tutti sti padri, noi siamo quelli che, l'hai detto prima, scusa, noi siamo quelli beceri che sono vittime delle filmografie, di tutte le associazioni così. Il penultimo film di questo ragazzaccio ha questa importanza paterna nella dedica, questo ruolo paterno bellissimo. Dedica? Non ci sono dediche di un padre Leone. Il film non è dedicato, tu dici dedicato a Bernardo? Esatto. Non è dedicato. È a papà, biologico. Forse l'avrò detto in un'intervista, ma il film non ha nessuna dedica. Però non ci sono. Guarda, per me Call Me By Your Name è un film in cui il padre è la madre. Cioè lui prende, sussume su di sé la capacità di accoglienza generativa della madre. E quindi lui è un personaggio molto femmineo, questo padre Perlman, che nel romanzo di Asimov, Andrea aveva costruito un romanzo molto maschile e molto giocato sulla relazione tra maschi. Ellie è Oliver, Oliver è Mr. Perlman, Ellie è Mr. Perlman. Il personaggio di Annella è quasi invisibile nel film, e le donne sono strumenti che poi sono usate dai personaggi maschili. C'è una ragazzina nel romanzo, che è una bambina più piccola di loro, cioè avrà 12 anni, che è una malata di tumore che poi muore nel romanzo. Nella traduzione che ho fatto io, post nel percorso di creazione del film, l'intermezzo che è stato la versione di Ivory, era cruciale per me che nella dinamica del film fosse più una ronda di ricerca della propria identità attraverso il sesso, no? Per cui Elio
esplora moltissimo anche con Marzia la sua, il suo lato sessuale, che a Marzia avesse una soggettività che non fosse oggettiva, oggettivata, un oggetto, e che il personaggio di Annella fosse la prima a indicizzare a Elio il percorso verso il quale lui deve andare. C'è una scena in cui lui e lei sono seduti sulla panchina e lei gli dice: ti vuole bene Oliver? E lui dice: dici, a me non sembra. E dice: sì sì, te ne vuole tanto. Poi lei vede che lui ha indossato dopo anni la stella di Davide, gliela tira fuori e gli carezza il petto e si guardano a lungo, e poi spunta la luna e il ragazzo, che è molto malinconico, continua a chiedere a tutti i personaggi femminili del film: hai visto Oliver? Hai visto Oliver? Hai visto Oliver? Poi sarà lei a dire al marito: mandiamoli a fare la loro gita. Sì, è vero. Cioè, il personaggio della madre del film è molto è fondamentale, è cruciale. La persona che lui chiama per andarla a raccattare nella stazione è lei. Il viaggio in cui lui piange a dirotto è con la madre. E quindi è come se il padre ha la necessità e il bisogno, essendo come una sorta di anfora, di riempirsi dell'acqua della madre. E di diventare lui, come dire, il portavoce di questo lato dell'educazione di questo ragazzo. Quindi in questo film, Call Me By Your Name, il padre e la madre. Non è tanto che c'è una sorta di dialettica di paternità con un figlio, per cui è un bond maschile. Questo è quello che io penso. Poi sì, ovviamente sì, ognuno che vede il film può vederlo come lo vuole. Immagino che tu stia facendo questa sorta di associazione per poi andare sulla mamma, la maternità, in modo più laterale alla fine. E mi piace tantissimo come sta, mi piace tantissimo come cambia la luce, diventa tutto nero, fa tutto così, si mette tutto indietro, gli cambia completamente il viso, stupendo. Rispetto all'inizio è anche un po' scocciato. All'inizio è scocciato che no, e dice: chissà questo qua, sto vecchio di merda che no, ho capito, queste sono le mie volgarità, però ma non all'inizio è, e invece sì, ma per, scusami, adesso siamo, ma non no, è così, no, invece sì, no, è inventando. Più no, all'inizio è scocciato, no, è più stai inventando, te lo stai inventando, ma no, che cazzo stai dicendo? Lui torna a casa, entra in camera da letto, quella sua, ovvero quella che era stata data a Oliver, dove lui ha fatto l'amore, e trova lo zaino e la camicia, e dà un calcetto allo zaino, e lo vediamo di spalle. Poi stacchiamo, fammi parlare, sulle piante dove comincia a piovere. Dopodiché siamo sul padre che sta scrivendo una cosa, una nota, e nello specchio vediamo il figlio, e il figlio entra in scena con un'espressione tristissima, molto malinconica. Io sto dicendo che quando sono d'accordo su tutto ciò, comincia sul divano con Stuhlbarg con la gambetta, come fa, grandissimo, col ginocchio flessibile, quando comincia il lungo discorso, mi piace molto come fuma la sigaretta, quando comincia il lungo monologo di papà, all'inizio Elio è... No, vabbè, poi lo sai, io sono trucido, sono cresciuto a casa al papà. Ma non sei trucido. Diciamo che Elio all'inizio è... adesso parlo io però. Elio è, perché porca vacca, sono un analista, sono un dettaglio, faccio una cosa. Elio ha una faccia diversa rispetto a questa. A questa. Non sei trucido. Fa così. Non sei trucido. Abbassa. Sei superficiale. No. Ma me ne vado. Che è peggio di trucido. Perché andiamo trucido a sfida, siamo a un'ora e 28 ed è anche l'ora di pranzo. Comunque è molto, diciamo che Elio cambia moltissimo Elio nel momento. Allora, dividerete in due parti questa intervista, immagino. No, mettiamo tutto insieme. Ok. Madre. Allora, i critici, che sono queste creature che ci piacciono, superficiali anche, fanno l'associazione papà-mamma. Allora, quest'uomo appunto mette il ruolo paterno, anche se pure mamma è strumentale, fondamentale, importantissima, in Chiama di Contorno, però appunto attraverso questa scena molto importante collocata alla fine del film, lo spettatore se la ricorda molto, usciamo molto con papà in testa, io ho pensato molto a mio padre, insomma, ok. E infatti poi leggendo vedi che Luca dice: i due papà, quello biologico, quello artistico, e quell'artistico c'ha un nome, quello biologico molto elegantemente non ce l'ha. È stato Fasano maledetto che nella video intervista con Io che ti piacerò, perché lo rimprovero, perché dice il nome di papà tuo, e io dico: no, hai rovinato Luca. Ah, scusa, vabbè, basta, chiudiamo e parliamo a mamma.
Mamma fondamentale, mamma è fondamentale in Suspiria. C'è questa dichiarazione di Luca dove parla proprio della maternità come tema centrale di Suspiria. Io è un film che io amo moltissimo, ne possiamo parlare molto rivelando, perché tanto andiamo online, andate a vedere il film e queste cose, la critica cinematografica è spoiler, se no di che dobbiamo parlare. Caro Guadagnino, cominciamo questo percorso dentro Suspiria chiedendoti, sono molto diverse queste streghe rispetto alle streghe del film di Dario Argento, perché ed è un film che io amo molto, hai fatto l'unico possibile Suspiria possibile, perché non hai rifatto il Suspiria di Argento, sei andato in tutt'altra direzione. Sono delle streghe che mi sembrano delle fate che sbagliano, e sono delle streghe che mi sembrano molto molto più complesse, perché si elimina abbastanza l'aspetto gangsteristico che c'è molto nel film di Argento, e sono in profonda crisi politica all'interno del, appunto, della setta che si raduna alla Tanz Academy, perché c'è un passaggio, c'è una riflessione sulla leadership. Sono in profonda riflessione, sono in profonda riunione. Mi dici perché la maternità è un tema così importante dentro Suspiria? Partiamo da questo e poi vediamo dove ci porta. Nella cosmogonia creata in maniera involontaria e poi volontaria da Dario Argento, che si esprime nei tre film che ha fatto, Suspiria, Inferno e La Terza Madre, a partire dall'intuizione della novella di Thomas De Quincey, Levana, nel quale viene indicato l'idea che esistono, come dire, tre parche che governano i destini del mondo, che sono come delle tre madri, la madre Lacrimarum, Suspiriorum e Tenebrarum, di cui poi lui desume per il suo primo film semplicemente il nome, Suspiria, cioè da Suspiriorum, madre Suspiriorum, lui tira Suspiria, che vuol dire sospiri in latino, plurale. Lui da lì poi passa all'Inferno, in cui mette in bocca a un'attrice che interpreta Materla Tenebrarum letteralmente il monologo di De Quincey, ovvero le tre madri governano il mondo, la più cattiva di tutte, la Tenebrarum, ovvero la morte, diventa la morte, in quell'effetto gommoso. E poi il protagonista Mark vorrebbe scappa via, prima di che crolli la casa di Varelli. E infine nel terzo lui prende di petto la cosa e dice: il terzo sarà sul Lacrimarum, perché il primo era sul Suspiriorum, anche se non lo è, il secondo era sul Tenebrarum e lo è in parte, e il terzo è direttamente sul Lacrimarum, che era crudele. Allora, da questa cosmogonia volontaria e involontaria di Dario, che ha, diciamo, attraversato quasi 30 anni della sua carriera, e che certamente mi ha interessato da quando io ho avuto consapevolezza dell'esistenza del cinema di Dario Argento, e da fanzinaro e da appassionato ho cominciato a immergermi senza ironia in quel mondo, come dire, credendoci, ho pensato con... l'ho spento, non so come si fa a riaccenderlo. Ok, è ripartito, no? Sì. Ho pensato, insieme a Dave Kajanek, che è il brillante sceneggiatore di questo film, che in realtà noi avremmo dovuto prendere di petto proprio ciò che era sotteso nel film di Dario, o quantomeno era intuitivo nel film di Dario, o che era stato utilizzato da Dario e Daria nel film di Dario, senza però un approccio diretto, che era il concetto delle tre madri. Ovvero che queste tre madri, da un lato, sono come dei sorti di simboli che possono essere una parte per altro, oppure sono letteralmente esistenti e sono la ragione per cui si muovono delle azioni di alcuni personaggi del film. E mi piaceva l'idea che il
il concetto della maternità fosse associato al concetto della madre terribile, non della madre, della grande madre. Perché è un film dell'orrore e quindi in quanto tale prende di petto, diciamo, il genere di appartenenza da un lato, e dall'altro perché ovviamente ogni cosa ha una sua rovescia, una sua medaglia, e una cosa non è necessariamente ciò che noi pensiamo che sia. E mi piace quando tu dici che queste sono delle donne che sbagliano, ma sbagliano in quanto loro non sono completamente in dominio della loro capacità di giudizio, queste streghe. Cioè sono delle persone normali che però hanno fatto una, diciamo, un patto con se stesse di longevità, di pratica della malvagità come forma di resistenza al tempo, di gineceo sicuramente, no? Di associazione che le unisce. Però poi quando loro devono prendere delle decisioni che corrispondono alla loro capacità di sopravvivenza, come tutti noi, fanno delle decisioni basate sulla loro prospettiva intellettuale di ciascuna, e quelle decisioni, esatto, possono essere giuste o sbagliate, miopi o lungimiranti, intuitive o completamente ottuse per ciascuna. E quindi in qualche modo queste donne sono motivate da delle ragioni di consapevolezza, conoscenza, desiderio di sopravvivenza, che potrebbe essere lo stesso per tutti noi anche. Poi sappiamo, per esempio, che ci sono due concetti che sono importanti da sottolineare: da un lato il concetto di strega e dall'altro il concetto di religione. Sappiamo, se lo studiamo un minimo, che le religioni, diciamo, di natura paterna sono entrate in scena quasi come antidoto alle religioni matrilineari, che sono più antiche delle religioni patrilineari, e quasi come una sorta di minaccia del cacciatore, che il cacciatore che si sentiva minacciato ha dovuto stabilire delle religioni patrilineari. Ma sappiamo che, per esempio, il culto della dea terra, delle dee generatrici, ma anche delle dee distruttrici, è un culto che è precedente alle religioni, diciamo, cattoliche, o di quelle che partono da una idea del padre. C'è un antagonismo molto forte, perché è stato soppresso, è interessante da capire. Mi piaceva, per esempio, che in questo film queste donne non si ponessero neanche il problema. Loro erano totalmente, assolutamente forcluse, si tenevano tra di loro senza neanche considerarsi escluse. Non gli interessa per niente il mondo esterno, a loro interessa il loro mondo. Soprattutto perché si trovano in un momento di crisi... Non è per quello che si interessa, allora io credo che a loro sia sempre interessato il loro mondo. Poi però, come regola del gioco, pure loro possono finire vittime di un'illusione. E, per esempio, visto che tu hai parlato delle politiche del nostro paese, possiamo dire che queste signore, queste donne, sono anche loro potenzialmente obnubilate o incapaci di vedere la vera natura di chi conduce il gioco per loro, che è Elena Marcos. Perché in Elena Marcos loro vedono un capo che per la maggioranza è, nonostante la sua decadenza, insostituibile, e non riescono a capire che la Elena Marcos è come dire colei che li ha trascinati in una vera illusione. La loro è una grande illusione, di queste donne. Ognuna di loro è vittima di una grande illusione, e la più grande illusione di tutte è quella che Madame Blanc prova per questa giovane donna americana, che in qualche modo le risveglia un istinto artistico profondo e una nuova voglia di appartenenza. Non possiamo dire molto, perché sennò poi svegliamo il film, però diciamo che questo è un film in cui l'illusione è veramente alla base di tutto. L'illusione nel senso della magia, l'illusione nel senso della, come dicono gli americani, del delusional, dell'illudere se stessi, che può essere la dinamica che nel film è attraversato dal personaggio del professore Klemperer e delle sue pazienti,
perché lui è uno psicoanalista, il film è, come dire, iniziato, il trigger, la molla che fa scattare il film non è, come nel film di Dario, una esibizione di formalismo della messa in scena della morte, è una conversazione, è una chiacchiera terapeutica tra uno psicoanalista e la sua paziente. In quella conversazione viene detto tutto ciò che il film dice poi nelle due ore dopo, due ore e un quarto dopo, perché è da quella conversazione, dalla conversazione tra una donna che è convinta delle proprie allucinazioni e un uomo che crede che lei sia in uno stato di allucinazione, da questa dicotomia tra io credo davvero in ciò che sto dicendo e stai dicendo qualcosa che tu pensi di credere ma non credi e stai travestendo l'agalma delle cose, la natura della cosa in sé di una veste che è quella della magia, ma in realtà tu sei una persona che ha un problema interiore di isteria o di come si dice, di delirio. Klemperer dice proprio il delirio, è una frase molto bella che dice riguardo il delirio, e sì, è vero. E quello che per cui il film è chiaramente un film sulla desiderio, necessità, illusione, forza della linea matrilineare, ma è anche, diciamo, un film sul fallimento della linea matrilineare. È come dire che il film è un film in cui sono tutti votati a un fallimento, sostanzialmente. Io non la vedo per niente così. Io mi sono entusiasmato per Susy. Forse l'unica che non è votata. Luca, ma che stai a dire? È Susy. Però, Luca, però, per cavolo, ma c'è il film. Cioè, ma stiamo scherzando. Scusa un attimo, fammi parlare. Ma tu sei matto. Sei uno stronzo. Forse. Tu sei matto, bro. Cioè, da un lato è una questione di spoiler che non possiamo spoilerare. Ma veramente abbiamo appena detto che invece ne possiamo parlare. Ma quando esce questa intervista? Questa intervista esce, Bernie? Avvertiamo lo spettatore. Avvertiamo lo spettatore. Sì, sì. Via, spoiler. Andiamo. L'unico personaggio che in qualche modo non è catastroficamente distrutta dall'illusione è il personaggio soprannaturale. Perché la nostra Susy Banion è, diciamo, la spoglia mortale di una creatura soprannaturale che è appunto la grande madre, la madre terribile. Addirittura la faccenda è così complicata rispetto all'originale, che è bellissimo, però... Se tu dici che la faccenda è complicata, il pubblico sì, non ci va. Ma perché mi deve... Io guarda, io lo posso ammazzare. Sai le visualizzazioni che facciamo? Ma restano. Però finiamo come Michele Apicella, però. Finiamo come Michele... Abbiamo aperto... Peraltro io non ho figli, non avrò figli, quindi... Dirò proprio, è triste morire senza figli, come fa Michele proprio alla fine di Bianca. E io lo voglio uccidere, ok? Lo ucciderò. Perché effettivamente, perché non stavo dicendo questo, stavo dicendo che è la bellezza di questo Suspiria è che è veramente una sorta di film politico su una crisi politica di queste ragazze che possono anche essere delle fate che sbagliano, perché ci dici poco di loro, pur dicendoci molto di più rispetto ad Argento, che non è il primo Suspiria. Tu dici che gli dico poco di loro? Sì, perché io credo sempre nel racconto ellittico, no? No! Cioè, se tu guardi queste donne che fanno prima colazione alla mattina, potrai capire dal loro modo di comportarsi, dal loro comportamento. Luca, io l'ho preso sul serio, purtroppo, il tuo film. E perché purtroppo? Ero ironico. Perché trovo che sia geniale questo momento di crisi politica, lo ripeterò all'infinito. Io non sono convinto che tu ci dica tutto di loro. Io sono, proprio perché l'ho amato molto il film e amo il momento. Io penso che quello sia un momento della Tanz Academy, di queste ragazze, dove ognuna di loro, guardate, poi adesso parleremo anche di alcune attrici, guardate che belle che sono queste streghe, come sono ognuna, com'è connotata. La mia preferita qual è quella interpretata da Sylvie Testud, Mrs. Griffith, che è la mia preferita. Walter, al montaggio a un certo punto vedremo anche tu sai perché i personaggi si chiamano come si chiamano, le varie matrone, perché David Kajanek durante la scrittura del film ha chiesto a ognuno di noi, ai creatori del film, inclusi gli attori,
di dare i nomi delle loro madri. Quindi ogni personaggio ha il nome della madre mia, di Dakota, di Tilda, di Fasano. Che figa sta cosa! Tutte le madri di questo film sono le nostre madri. E quindi nel caso di Sylvie, cioè... Mrs. Griffith. Ma che carino. È la mia preferita. È Melanie Griffith. È la mia preferita. È la madre di Dakota. Certo, giusto. È la mia preferita. C'ha degli occhialoni che in confronto Woody Allen niente. È bellissima, è stupenda, è in grande crisi, io l'ho adorata, mi piace tanto quando fa capolino con la testa da una una scena che ho aggiunto io. Ma che meraviglia che è, la vediamo che è incuriosita dall'arrivo di Susie, la non vediamo questa ma... lei forse teme quella presenza, è come se lei intuisce qualcosa di estremamente disruptive che accadrà con l'arrivo di questa ragazza. Diciamo che, okay. Tanto è vero che lei, non potendola diciamo intellettualmente confrontarsi con quell'arrivo di Susie Banion, sentendo questa cosa tremenda che sta crollando tutto, si uccide. In realtà si sta costruendo ogni cosa, secondo me, perché, ed è proprio quello che mi porta a dire che è un film sulle fate che sbagliano, perché Luca è preciso, ma ho avuto la sensazione, ed è quello che mi ha entusiasmato del tuo sospiro, di essere dentro la storia di queste ragazze e di star vedendo una svolta storica, un qualcosa che nessuno di loro si aspettava, un qualcosa che è arrivato dall'America, un qualcosa che è arrivato dall'America. A differenza, è molto interessante perché sovverte completamente il discorso del turista che cioè, si trova... Cioè, che c'è un sottogenere, no? Nel cinema horror, che è quello della Virginia americana, esatto. Che dovrà fuggire dalle oscurità di solito europee o dell'est, e sopravvivere. E il Filidario è l'esempio perfetto. Una vergine Susie, che uccide il male europeo. Susie, che è una vergine che uccide il male europeo. In realtà lei quando viene chiesta dalla Madame Blanc, anche cosa hai provato mentre ballavi la mia coreografia, lei ha detto pensa di aver provato quello che credo sia il sentimento che ti nasce quando scopi, lei dice fuck, e lei dice fuck a man, e lui gli risponde no, più un animale. Quindi già Susie Banion è diciamo, ma io già senti, a me sta Susie, mi dispiace, a me già la ragazzina che disegna come me, già a me, io Susie l'ho adorata dall'inizio. E peraltro Luca, a proposito di illusione, fa una magia, fa sentirci un rantolo per gli amanti del primo film di Argento, ci fa sentire un rantolo e lo decontestualizza in un modo piuttosto brillante, perché è un rantolo di un'altra madre che, e quindi tu se ami molto Suspiria, Luca te la mette proprio ai primi minuti del film, pensi subito aspetta ma questa era Elena Marcos nel primo, in quel momento e invece Luca la decontestualizza. E poi Luca, io ho avuto dei sospetti, è una grande curiosità, un grande amore per Susie, perché è vero che tu sovverti completamente il genere, che poi è anche nel thriller, perché anche c'è anche in, se ci pensi, in Hitchcock, nel Mario Bava che rifà Hitchcock, quindi questa idea della... E infatti, Luca, è molto interessante perché c'è un razzismo, per esempio, culturale nell'originale stupendo di Argento nei confronti di lei. Quante volte viene detto americana, quella stupida ragazza americana? Cioè c'è una da parte di queste europee maledette, decadenti, gangster, c'è un disprezzo nei confronti dell'americanitudine di Susie. Qui è completamente diversa la faccenda perché siamo in un momento in cui io lo leggo in chiave politica, c'è un momento di maggiore internazionalismo, sono diverse queste streghe, quindi si accoglie questa ragazza dicendo vabbè perché no, anzi interessante, ci sono delle sensazioni, ma questa ragazzina scarabocchia, cioè già una che te fa delle linee sul quaderno, una ragazzina dell'Ohio, e che proprio vede Berlino, cioè mette Berlin sotto delle righe. Beh, perché magari puoi pensare che lei era avvocata a far parte dell'accademia della compagnia da Elena Marco in quel momento del film. O semplicemente qualcosa di più. Sì, tu sei sempre sulla difensiva e pensi che io ti stia dicendo con qualcosa che è un errore. No, una... Non ti dico che è stupendo. Dicendo cosa... che in quel momento del film magari il pubblico, speriamo, abbia provato un'ambiguità. Non sia completamente in quel momento consapevole di chi è lei, ma probabilmente capisca che comunque lei non è lì per caso. Lei non è lì per caso, lei non è l'ingenua americana naif che viene corrotta o comunque che viene confusa sensorialmente e non solo intellettualmente da questa Europa. Arriva
è leggermente sorpresa, ma non troppo. Fin dall'inizio è molto conscia quasi del percorso che sta facendo, non è particolarmente sorpresa. Ah sì, che figa, m'hanno preso, non ci credo. Con Sara c'ha due o tre momenti così, ma poi alla fine... E quello è stato molto il lavoro di David Kianjani, che ha fatto una bellissima costruzione del personaggio, sì. Addirittura, pensate, la bellezza di questo Suspiria, la complessità, addirittura Elena Marcos viene messa in discussione in quanto madre. Scusa, ma questa voce mia bassa, ma lì lo prende? A un certo punto... No, perché di solito ti microfonano. No, no, noi siamo proprio così, noi siamo rozzissimi. Elena Marcos addirittura viene messa in discussione come possibile madre. Questo è molto sofisticato, cioè... ok, ma è la madre... Dan Blanc dice a Madame Tanner, abbiamo detto che non l'avremmo più chiamata Mutter, madre... Basta chiamarla madre. Basta. E la Tanner dice: è lei che noi abbiamo scelto come nostra guida, fai pace con questa cosa. Mentre sfoglia Der Spiegel con la copertina dell'autunno di terrore che sta tempestando Berlino. C'è un autunno di terrore, non ci sono i colori primari dell'originale di Argento, c'è una contestualizzazione. Possiamo parlare un attimo dei colori del Finidario? Quanto vuoi, visto che è molto perché bello. C'è una, secondo me c'è una da un lato inconsapevolezza e dall'altro un errore su questa cosa qua, cioè Dario Argento e Luciano Tovoli affrontano Suspiria, che poi è il primo film dell'orrore di Dario, perché Dario fino ad allora aveva fatto un film storico, Le Cinque Giornate di Milano con Adriano Celentano, che era un film storico, una commedia storica, e tre film che erano dei thrillers, che all'epoca erano stati definiti hitchcockiani, al punto tale che Salvatore si inventa, Dario Argento si inventa la pecettina che dice l'erede, il mio erede è Dario Argento, firmato al Fregio, che era un falso, no? Bellissimo. Cioè, l'Uccello Pieno di Cristallo, Quattro Mosche di Bruto Grigio e Il Gatto a Nove Code sono tre film di thriller, e Le Quattro Giornate di Milano, Le Cinque Giornate di Milano è una commedia storica. Poi arriva Profondo Rosso che... Che è un altro thriller dove però... C'è un po' di più di follia introduce sociale. L'idea del soprannaturale nel personaggio interpretato da Macha Merrill, non so se riesco a pronunciare, la sensitiva, che assomiglia tantissimo alla mia adorata Fabrizia Sacchi, tra l'altro. È vero. E lì appunto c'è l'irrazionale che esplode e Dario incomincia a giocare molto con più libertà da un certo punto di vista con le sue carte, nel senso che poi a un certo punto la logica la fa spezzare in maniera quasi assurda nel film, pur cercando sempre una logica molto interna. Per esempio il fatto che tu sai già chi è l'omicida all'inizio del film, se hai guardato bene il film. Poi lui fa questo film e viene chiamato da lui a fare la fotografia, un direttore della fotografia che già all'epoca era, diciamo, un direttore della fotografia del cinema d'autore, che è appunto Luciano Tovoli. Tovoli, il quale resiste all'idea di fare questo film, poi lo accetta e propone di fare un film tavolozza. Ma storicamente l'approccio al colore primario nel cinema di fantasia, del fantastico, è qualcosa che nasce dalla Hammer, dai film della Hammer in Gran Bretagna, in parte dal cinema di Roger Corman, ma soprattutto da Mario Bava. Cioè è Mario Bava che usa i colori primari in questa maniera così popping e in maniera così vibrante nel suo cinema. Ciò che Dario e Tovoli fanno insieme è portare alle estreme conseguenze ciò che era stato già fatto abbondantemente da Bava. Sì. E al punto tale che non, per una forma di sfida tecnologica, evidentemente, Tovoli dice: non si mettono più le gelatine sui par per proiettare la luce colorata, usiamo un colore che sembra più fisico e mettiamo queste grandi bandiere di velluto colorato, che proietta quindi questa luce colorata dal velluto che poi bruciavano e dovevano sostituire continuamente contro i grandi proiettori. Quando esce il film di Dario, quindi, per gli osservatori e per il pubblico, ciò che vedono è un film che
fa a pezzi la logica, è molto, diciamo, irrazionale nel modo in cui costruisce se stesso, basando tutto su una sorta di muro sensoriale. Progress rock, che già è una musica molto dell'epoca, usata in questo modo. Cioè, la colonna sonora dei Goblin, che è storica, che ha fatto un'influenza incredibile, però nasce dalla rock progress. Certo. Non è un'invenzione che spunta dal nulla, come certo. un fungo dopo la pioggia. No. I colori sono delle tecniche di racconto visivo che appartengono proprio a un DNA anche personale, Dario Argento, Mario Bava, amici, eccetera, eccetera. Certo. Poi il film, e il film esce, ha successo, viene distrutto dalla critica mainstream dell'epoca, la recensione di Kezige in cui lui dice tremate, tremate, le streghe sono tornate, peccato che non esiste nulla di ciò che accade nelle piazze. Nel film di Dario è il primo trigger, è il primo, la prima miccia che mi accende rispetto all'idea di rifare il film, perché dico, odiavo Kezige, odiavo il fatto che lui non amasse il film di Dario, perché io sono un argentiano totale, lo disprezzavo perché lui aveva osato parlare male di un mio eroe, eppure la sua critica fu qualcosa che ha influenzato moltissimo il mio modo di ragionare sul film. Poi il film incomincia a influenzare per vie che sono, diciamo, inconsapevoli, perché per esempio quando arriva in America viene visto da Sam Raimi e compagnia, il film forgia degli immaginari, delle identità come quelle, e lo fa avulso dal contesto da cui è nato, e quindi piano piano comincia a diventare che Suspira di Dario Argento è il film in cui l'uso del colore è pazzesco, straordinario, unico, mai visto prima. Allora come lo rifarà Guadagnino sto film? Perché quella era una delle dei codici di lettura certo. del film, no? Però per me invece il lavoro sul colore di Tovo di Argento rappresenta, perché sono noioso, il punto di approdo di un percorso che era nato molto prima di loro, no? Oltre il quale, a mio avviso, non sarà più interessante andare, tranne che nel caso di Dick Tracy, di Storaro, Warren Beatty, che utilizza l'idea del blocco di colore fumettaro in maniera geniale, al punto che tutto è così, le scenografie, i costumi, il trucco, il parrucco, non soltanto la luce. Però sai, Suspiria e Dick Tracy vengono da dei percorsi, arrivano lì, ciò che tu fai su quell'utilizzo del colore, da quel punto in poi, per me, è un po' pleonastico, è un po' infantile, no? Come infantile, per esempio, il remake vero di Suspiria, che è Neon Demon di Nicolas Cage. Cioè, il remake, fare un remake di Dario partendo dal film di Dario come guida assoluta del canone del linguaggio, del canone estetico, è un'attitudine un po' infantile, un po' adolescenziale, un po' come il fidanzatino di mio nipote, no? Cioè è una cosa da ragazzino, e che è un'attitudine che io sinceramente non ho mai avuto nella mia vita, proprio perché io sono nato anziano e continuo ad esserlo. Per cui a me non interessava quella cosa lì, ma io non credo che nel lavoro di Book the Prom e mio su Suspiria 2018 l'uso del colore sia antagonista no. all'uso del colore di Dario, oppure lì dove il film era vibrante di colori, qui è muto di colori. Io penso che Suspiria 2018 sia un film dove c'è molto più colore che nel film di Dario Argento, e c'è una palette di colori ampissima e molto densa di cromatismi, soltanto che questi cromatismi sono altri e sono stati costruiti partendo dal presupposto di ciò che per me è sempre importante fare, cioè la storia, il contesto in cui si svolge questa storia e l'epoca in cui si svolge questa storia. Perfetto, siamo nell'autunno tedesco, Luca cita Germania. Siamo nell'autunno del 77, che è un momento cruciale per la storia della Germania, la RAF, ma anche un momento cruciale per la storia del cinema tedesco. Momento cruciale perché tu hai parlato di Germania in autunno, che è questo racconto di cortometraggi. Stupendo, film in cui ci sono diversi episodi, tra cui il più bello di tutti, l'episodio di Fassbinder, che diciamo lì dove gli altri facevano dei mini documentari sul rapimento dell'industriale di cui si parla in Suspiria, oppure facevano dei film, diciamo, veramente di agitprop,
in cui venivano messe in evidenza narrativa le istanze della, di quella parte della società tedesca che criticava l'establishment, che voleva a tutti i costi far finta di niente dopo il passato nazista. Semplicemente Fassbinder non fa un film, diciamo, di letteralmente politico, ma fa il film più politico di tutti. Entra in casa sua e mostra dentro la sua il suo appartamento ciò che accade nella dinamica della crudeltà dei rapporti tra lui, il suo uomo e la madre. Esatto. E quello per me è stato proprio il viatico più forte, il punto di paragone più potente dal punto di vista del cinema che mi ha mosso al desiderio di fare questo film. Perché ha ragione Luca, ripeto, quello che colpisce è come si inserisce l'horror, e il film è un horror molto molto convinto di essere un horror, all'interno di dinamiche che noi non conosciamo come tali in una vulgata, diciamo, del cosiddetto cinema del terrore e dello spavento, morale della favola. 152 minuti in cui da osservare con grande attenzione alla proiezione stampa romana, l'ultima, c'era una grande concentrazione. Questo è molto bello, è un film, io venendo in treno risentivo la colonna sonora di Tom York. Ce l'hai? Che devo dire, molto, è molto bella. Poi mi sono molto ingrifato con il testo di Suspirium, perché è un testo molto affascinante. Mi sto chiedendo qual è il punto di vista, mi sono fatto delle mie pippe, perché io amo molto Susi e amo molto questa via nuova politica che Susi presenterà a tutto il film. E infatti il film secondo me ha un finale estremamente positivo, laddove uno dei pochissimi personaggi che ha pietas nel film, che mostra pietas nei nostri confronti, è proprio Susi. Susi al massimo del potere. Quello è interessante. È geniale. A me piace che tu lo leggi così, perché da un certo punto di vista, con tutto il dolore che noi portiamo nei nostri vissuti, comunque ciò che ci rende umani è la nostra memoria. Se tu vieni lobotomizzato della tua memoria, forse ti viene tolta la facoltà di essere umano. E in questo senso l'atto di Susi può sembrare un atto di pietà, come dici tu, ma può essere anche un gesto di assoluta mostruosità. Però attenzione, tu leggi il... Però, nonostante sradichi completamente dalla mente del professore tutte le sue memorie, di fatto, e questa è la cosa che a me interessava più di ogni altra, è l'ultima inquadratura del film. Quando nel finale, nella vecchia dacia dei signori Klemperer, ormai non più loro, nel 2017-18, occupata da una famiglia di gente normale, con le loro cose, rispondono al cellulare, col treno ad alta velocità che attraversa, con i pali della luce che sono stati fatti, con l'Italia, con la Germania Unita, resta sempre il segno del passaggio del 50-70 anni fa, della coppia composta dai Klemperer, come se appunto forse c'è un po' di speranza nella possibilità di lasciare traccia di sé, forse. Che bella questa cosa che dici. Io peraltro appunto poi non sono nemmeno così tranchant come te sull'incantesimo che fa Susi a Klemperer. No, io non sono tranchant. No, io non sono convinto che cancelli tutto. Io penso che lei cancelli le streghe. Però no, perché lei gli dice di Anke Meyer, di Susi Banion, di Sarah Sims, di tutte le donne della tua rovina, nulla rimarrà. Fum. Quindi lei elenca le donne della sua rovina e c'è anche e c'è anche la moglie. E c'è anche. Però forse che lui dimentichi tutto di Anke, potrebbe dimenticare. Beh, lui incontra, dopodiché ha questo seizure, questo collasso violento, e quando entra in scena di nuovo la sua domestica, Frau Sesame, lei gli dice: dottore, dottore, cosa c'è? Lui si sveglia, la guarda, dice: ma lei chi è? E io sono Frau Sesame. Fa: ah, sì? Lui non sa chi è lei, ha perso tutto. Ha perso tutto tranne. Però ha un'aria un po'. In quello del film è geniale, no? Quando lui si sveglia, finalmente è come se non ha neanche le fatiche, no? È un po' più. Ma infatti io non sono così convinto che sia così. Vabbè, ma magari te per dimenticare ti può essere utile per confrontarti con i tuoi dolori.
Peraltro, appunto, vedi, all'inizio dell'intervista ti avevo proprio detto che il mio problema è la memoria, che io ricordo troppo. Ti faccio l'incantesimo. Ma lo sai che mi piacerebbe? C'è questo mio meraviglioso capo, Bernie, che io scherzosamente rimprovero in video, più che altro perché lui ha una memoria... selettiva? Cioè, di me, io gli dico anche cose che abbiamo fatto insieme una settimana prima, io gliele dico tutto e lui non si ricorda più. E io un po' lo invidio, un po' lo vorrei uccidere. Però appunto, sì, io sono diventato molto indulgente e innamorato di Susy, follemente innamorato di Susy. Sono caduto probabilmente vittima del suo incantesimo perché la vedo come un qualcosa che mancava alla Dance Academy. E come un futuro migliore, e anche vedi quello che lei fa con le sue colleghe, con le sue ex colleghe, perché è diventata mater lei già lì. In realtà lei le uccide. Non è collega di nessuno di loro, lei è collega delle danzatrici. Ex colleghe. No, ma le danzatrici lei non... Le uccide. Non uccide, le uccide nemmeno una danzatrice. No, le uccide, le lascia morire. Lei uccide. Le sue colleghe, ex colleghe... lì perché loro chiedono di morire. In realtà, se loro avessero detto vogliamo rivivere, lei le avrebbe fatte rivivere. Lei fa quello che loro chiedono. Che è una forma di leadership sulla quale possiamo anche... È crudele, però è interessante. È interessante, è una nuova forma di leadership, perché la Marcos l'abbiamo vista con questo make-up bellissimo di misto di Jabba the Hutt, di Guerre Stellari, più Ray Charles, che mi piace da morire perché c'ha sto occhiale... C'è un occhiale di un marchio di moda che si chiama LG, mi piace molto. Che le trovi in negozio, ma sono occhiali da tutti i giorni. Mi fa impazzire! Un po' Jabba con tutti sti cancri, sti tumori, un po' Jabba è un po'... In realtà è ispirata a una foto di una donna ustionata che abbiamo trovato negli anni del Novecento, di August Sanders, quel personaggio. Mi piace tanto. Ed è effettivamente sembra un po' sbrigativa, ecco, sembra un po' quella un po' più gangster. Dall'altro c'è... Perché lei è una ciarlatana. La Marcos è una ciarlatana, la Marcos ha creato la mitologia di sé sulla base del nulla. E infatti quando lei gli dice chi sei tu, e la Susy gli risponde tu, per quale dei tre pensi di essere? E lei dice forse Sospiriolo. E quella dice sono lo io. Lo dice in un modo... Io la cosa che mi fa più paura, sai qual è? Essere un impostore. È la cosa che provo, per la quale provo più paura. L'idea di dire una cosa e di non essere in grado di farla, dare l'idea di me che non è corrispondente alla realtà. E quindi per me chi è impostore, no? Quando tu leggi storie di persone che hanno detto di aver avuto 50 lauree, eccetera, eccetera, siccome non hanno fatto niente, senza fare i nomi, no? Cose così. Per me quella è una cosa che mi angoscia moltissimo. Ma c'hai un trauma da piccolino di questa cosa? Qualcuno che ti ha detto Luca, non avevi detto questa cosa? Probabilmente, che ne so, è andare a scuola senza essere preparati. Non lo so. Per me l'impostore è una cosa che mi sconvolge, perché io penso che ognuno di noi debba essere fiero di ciò che si è. E quindi quando la Marcos è un'impostora, e quindi in questo senso vive una vita di terrore. È un impostore, è una gangster, è una poraccia. La Blanc, che chiaramente è più seria, e Tilda la fa da Dio, è più seria, vuole assolutamente che si cambi linea, perché non è d'accordo, non pensa che noi due siamo stati in disaccordo per troppo tempo, zacchete. Un'altra cosa che mi piace di questa strana nuova mitologia che crea Guadagnino col film, insieme all'ottimo David, è la pronuncia corretta è... O lo pronunci Kajanek? Come lo pronunci? O Kajanek. Io direi Kajanek perché lo chiamiamo tutti così. Kajanek? Sì. Okay. Lui Kajanek è l'autore e lo showrunner di una grande serie di AMC che è stata programmata quest'anno, che è The Terror. Che adesso dovrebbe arrivare nel 2019 la seconda... Non la farà lui. Non la fa David. Allora, Kajanek e Luca fanno anche un'altra cosa che mi diverte moltissimo. Che cosa succede a Madame Blanc dopo che Elena con un incantesimo riesce a reciderle? Quasi. Esatto, che succede a Madame Blanc? Perché abbiamo visto questa cosa bellissima che c'è anche in Miriam si sveglia a mezzanotte,
che un po' anche Tilda Klamperer mi ha ricordato un po' una delle fasi di Bowie quando c'è l'invecchiamento precoce, un po' nel make-up me l'ha ricordata, di quel bellissimo film di Tony Scott. Mi piace tanto a me l'idea di questa soffitta dove ci stanno queste qua che non sono né morte né vive. Ma poi... stai parlando di The Hunger? Sto parlando di The Hunger. Torniamo a Suspiria. Ma come sei aggressivo? Mi piace tantissimo l'idea della soffitta di queste creature. Mi piace moltissimo la vergogna anche un po' tossica che c'ha Chloe Moretz, che c'ha non Patricia. Non c'è una soffitta, c'è un antro sotterraneo. Amore, scende giù, lei scende. Vabbè, la cantina. È porca troia, la cantina. Io la vedo in verticale. Scende o no? Io la vedo in verticale. Io ma la vedo scende, verticale. È viscerale. Ma no. a me piace l'idea che sta su. Sarà che forse mi fotte... Dario Argento. No, The Hunger anche, che lì è una salita. Magari è pure quella la cantina, vabbè. Comunque... C'era troppo fumo in The Hunger. C'era troppo era lo smoke degli anni 80. Era Michael Ferrazin, che comunque era un direttore di fotografia che ha avuto una importanza vera negli c'erano anni 80. C'erano le colombe, però... c'era un sacco di roba agli anni, c'era la slow mo delle colombe. Però sembrava il videoclip di Russell Mulcahy, quello bellissimo, della canzone pop inglese, e quello ambientato nel college. Comunque... Russell Mulcahy, che poi è regista di? Di Highlander? Ah. Ci piace tanto. E beh, i videoclip erano molto belli, Russell Mulcahy. Mulcahy. Russell Mulcahy. Mulcahy, vabbè. Facciamo la nuova rubrica Bettista, la pronuncia del guadagnino. E comunque sì, e mi piace molto la vergogna che ha Patricia, un po' tossica. Sto qui, non so né morta né viva, sono un po' tossica qua, sto qua e mi piace molto come la metti. Magnifica Chloe Moretz in questo film. Magnifica. È un'attrice che amo proprio tantissimo, è una persona stupenda, ha una famiglia bellissima. L'ho scoperta personalmente, nel senso che l'ho conosciuta, non l'ho scoperta, l'avevo vista molti anni prima, lavorandoci, è veramente, lei è super. E infatti fa il mio prossimo film. Che sarà? Blood on the Tracks. Ma si può dire? Sì, sì. Si può dire. Ok, Blood on the Tracks, ma sarà protagonista? Ha un ruolo importante. Molto bene. E anche Mia Goth è molto simpatica nel film. È molto simpatica. Grande attrice mia. L'hai fatta diventare casual, diciamo. Sbarazzina, mi piace. Beh, l'idea di Sara era che fosse figlia di un diplomatico. Ma è molto carina il film, mi piace come non la collochi mai troppo... insomma, mi piace la presenza di Mia Goth, è molto spiritosa nel film, sbarazzino, viene questo termine, è leggera, lei che ha un viso molto forte, anche un po' angoscioso. Non sembra Shelley Duvall, somiglia molto a Shelley Duvall. No, l'hai fatta più Shining. Carina, l'hai fatta più, diciamo, meno angosciosa, lei è demanding secondo me vedere Mia Goth, cioè ha una presenza stronzo, è una donna bellissima, mi piace molto, però è un po' angosciosa, invece tu l'hai fatta più leggera, okay. come si muove, è molto sbarazzina. No, perché a me in generale ti dico un segreto di cosa mi piace quando dirigo: il pacing, il ritmo in cui si muovono le persone nei film, no? Alle volte, purtroppo, quando tu vuoi comunicare un'emozione o un personaggio, quel personaggio sarà, se è intenso, sarà sempre ieratico, un po' così, un po' intenso. Mentre io penso che l'intensità o quello che vuoi di un personaggio la devi fare nel racconto complessivo. Non è che la puoi indicizzare ogni volta che vedi quel personaggio, se no ad un certo punto ti si è rotto il cazzo, no? Le ovaie, quello che ti pare. Ora, la mia, quindi... è un personaggio tragico pure lei, no? È, come dire, il gatto curioso che poi ci rimette le zampe, letteralmente. E finisce in una maniera molto di sofferenza. Però per me era importante che lei fosse, a livello di body language, reale, che avesse qualcosa che appartenesse a un piccolo background che ci eravamo dati, figlio di un diplomatico, abituato a essere cosmopolita, ricca, e quindi un grande savoir-faire, di mondo. E contemporaneamente... con una fisicità 70, no? E in più che non fosse nell'inquadratura, ma che si muovesse continuamente. Ed è stato molto bello perché l'istinto degli attori è sempre quello di
essere, diciamo, completi dentro l'inquadratura, cioè di dare tutto nell'inquadratura. E dicevo, no Mia, devi cercare di essere dinamica qui e lì no, e via dicendo. Quindi mi Bravo. Piace che tu dai questa idea, dici che lei è sbarazzina, sì, perché sbarazzina. In qualche modo poi è vero. Però mi piace perché lei vibra continuamente. È molto carina, è molto quello che voglio dire, è leggera, è leggera, è quello che deve fare, anche perché è importante che noi stiamo con Dakota. Dakota ha una grandissima intensità, mai vista così intensa, secondo me è la prova più bella che ho mai visto di Dakota al cinema. E mi piace molto che Mia Gott, ripeto, che ha questo viso così anche deciso, forte, che non passa inosservato, mettiamola così, tu la faccia stare... Shirley Duvall in The Shining, cioè quella faccia di lei, mi piaceva molto, 70 la sua faccia. Sì, certo, se le fai le cose. Che bella che esce di qua. Ok, Martina. Detto ciò, Mia è bellissima. Invece delle signore, sono tutte bellissime. Facciamo 10 minuti e poi chiudiamo. Facciamo la carrellata finale. Sì, vabbè, tanto lo sai, questa io fino a che tu non mi blocchi. Allora, la carrellata finale la facciamo su vabbè, che vogliamo dire di Ingrid Cavan, che dopo Miss Griffith, la Vendegast è la mia seconda preferita. Possiamo dire delle cose, e cioè che il casting di questo film, che è stato firmato da Ali Kaufman, ma soprattutto da Stella Savino, che ha avuto la grandissima capacità di mettere insieme questo gruppo di signore e di donne veramente magnifico, e che ci siamo stimolati a vicenda, era necessariamente, per me doveva passare attraverso le storie del cinema che io amavo. E in più volevo che ognuna di loro portasse non tanto la loro capacità di recitazione, che sai, quello lascia il tempo che trova, cioè chi se ne frega che uno sa recitare, il punto è chi sei, esatto, qual è la tua testimonianza. Esatto. E ognuna di queste sono delle personalità favolose, ma esatto, non soltanto le attrici di nome, anche le altre, per tutte, esempio tutte. Christine Legutt, che interpreta Balfour, che ha quel vocione, lei è una artista performativa di teatro belga, ma è straordinaria, molti di loro hanno quella capacità stupenda. Certamente per me avere nel film Angela Winkler, Ingrid Cavan, René Sotendick e Sylvie Testud tutte insieme in un film, ma che meraviglia, è come mettere, esatto, un gatto in un acquario, cioè proprio in una pescheria, no? È il massimo della vita. È il massimo della vita. E devo dirti la verità, pensavo che sarebbe stata durissima lavorare con 38 donne tutte insieme sul set, di tutte le età, di tutte le estrazioni, tutte piene della loro forza, perché poi molte di loro erano ballerine vere, no? E poi quando abbiamo cominciato a girare è stata una gioia meravigliosa, è stata una grande forma di divertimento farlo tutti insieme, nonostante anche certe situazioni, diciamo, logisticamente complesse, e ognuna di loro ha dato tutto quello che poteva per il film e sono state meravigliose e mi mancano. Sono state meravigliose e stiamo in conclusione. Luca si è pure ammalato, che era l'obiettivo. Ma non mi sono ammalato, era l'obiettivo che avevo. Ho una forma di allergia. No, però si è ammalato perché fa freddissimo qui. E... No, non sei abituato tu, perché questa è una grande casa, quei tetti alti e le temperature non sono quelle in cui termosifoni a palla. A cui sei abituato tu, borghese di merda. Ok, ringraziamo. Casa mia è freddissima uguale. E allora che cazzo vuoi? Ma perché io mi ricordo un guadagnino. Mi stai infamando l'ospitalità. Dai, ragazzi. Io mi ricordo un guadagnino che venne in una casa mia tanto tempo fa e aveva freddo ai piedi, si tolse le scarpe e si mise. Mi ricordo sti piedoni con sti calzini. No, c'ho 43. 43 non è piedone. Armie Hammer che c'ha 49, che deve dire? 49, cioè. Però lui quanto è più? Tu sei molto alto. Lui è un metro. 10 centimetri più di me, quasi 2 metri. Armie. Porca miseria. Attore straordinario. Tu sei 1,88? Mi piace Armie Hammer. Attore, mi ricorda molto, mi piace un po' come Blake Lively, che mi ricorda Marisa Benson. Ma sei uno stronzo, ma come fai a confrontare Armie con Blake sì, Lively? Sì, c'ha una sua malinconia e una... c'ha un'aria da vecchio divo da proteggere, come Blake Lively, che amo moltissimo. Che mi sembra
c'ha una tristezza negli occhi, c'ha una voglia di proteggerla. Infatti mi piace tanto il film dove è immortale. E Adaline, qual è Adaline? Sì, mi piace tantissimo quel film, mi fa impazzire a me quel film, mi fa andare fuori di te, mi fa andare di fuori di testa. Mi era stato proposto quel film, pensa un po'. Pensa un po'. Chi avresti preso? Blake Lively. No, perché la sceneggiatura la trovo così brutta che proprio non ho neanche finito. Non ci sono arrivato. Ci sono alcuni film che mi hanno proposto che poi sono stati fatti. Dai, facciamo il quali... film divertente su tutti i film prodotti. Ma va, ma figurati come si vende. Adaline, poi? No, basta, è finito. Venom? Ho detto Adaline. Venom, perché... no? No. Beh, Venom non mi sono proposto, anche se lo... è stata proposta a un bravo regista italiano. Lo so. Che lo però so. Non lo diciamo perché è una che cosa tu, sua. Che tu, di cui tu parlavi molto. Perché una delle cose belle di Luca, tra le tante che abbiamo ricordato anche in questo buffo incontro, dove mi ha infamato in continuazione e mi ha corretto sempre, secondo me il movimento di macchina c'era in quella scena, con Elio e papà di Elio, comunque, in questo incontro buffo voglio ricordare anche che Luca, visionario, Luca che sempre più... Luca sempre in delle zone strane, che sta in delle zone strane della sua, però sempre a suo agio. Questa è una cosa che mi ha sempre colpito di Guadagnino. Sto cercando di appunto fare una chiusa su questo strano incontro che c'è stato, dove mi hai corretto in continuazione, sei stato pessimo. Ma che c'è, però, la resa maestà? Ma certo, perché devi essere un po' più buono, ma come già sono un piccolo critico. Sei un bell'uomo. Hai un sacco di seguito, che cazzo vuoi? Ti lamenti inutilmente, dai! È vero, che uomo di merda che sono diventato. Non ero così un tempo, ero più rabbioso, adesso sono diventato lamentoso. È vero, che peccato, però... No, diciamo Luca... tre cose. La prima... Luca parlava anche benissimo di questo regista che è diventato, non diciamo il nome, Luca mi parlava, molto importante, Luca mi parlava... Ed è una persona a cui voglio molto bene, e anche lui e un giorno ne parleremo. Lui te ne vuole molto. È una persona che stimo molto. Volte... E di cui quest'uomo, mi permette di farti un complimento? È anche un grande attore. Di cui quest'uomo parlava in termini come oggi parliamo di questo regista. C'è un film cruciale. Quando nessuno ne parlava di lui. Era un film cruciale. Che è il cielo in una stanza che io e te amiamo. Vabbè, così però l'abbiamo. C'è una stanza che di Carlo Manzina, che è un capolavoro assoluto della storia del cinema. Abbiamo perso così, troppi grandi registi. È stata una cosa terribile. Baciamo Carlo e baciamo Enrico. Voglio dire che film è Il cielo in una stanza. Benissimo. Voglio dire piango che piango sempre. Suspiria esce il 1 gennaio, cioè tra pochi giorni. No, perché voi lo vedete dopo. Questa cosa è dopo il 1 gennaio. È uscito il 1 gennaio, andatelo a vedere. Andatelo a vedere dopo. Tu che non vuoi programmare nulla, in che momento pensi che ti trovi della tua carriera? Sei un regista che... come vedi il tuo futuro, se lo vedi? Sai che io ho cominciato una nuova attività. L'arredatore di interni? No, l'arredatore di interni te lo dici a tua sorella. Io faccio l'architetto di interni. O meglio, ho uno studio di architettura di interni. Io non sono architetto, ma ho un gruppo meraviglioso di architetti che lavora con me. E abbiamo fatto per i romani un negozio di un magnifico brand di cosmetici che si chiama Aesop a Piazza San Lorenzo in Lucina, e il New York Times ha messo una casa che ho fatto nella top 10 delle più importanti nuove cose di architettura di interi dell'anno. Che bello, però quindi guadagni, il mio futuro nell'immediato è quello. Sì, guadagni, però te vogliamo pure che fai i films, che sei bello, no? Li facciamo, li continuiamo a fare nel modo in cui lavora Luca, che è un modo bellissimo e che c'era già quando era... Poi questa casa la stiamo lasciando, quindi questa intervista in questa casa, in questo spazzettino della casa, è interessante perché è la fine. È la dove andiamo adesso? No, io vivevo anche a Milano, questa non è Milano, siamo a Crema, e ho fatto l'errore clamoroso, caro Alò, di girare Call Me By Your Name a Crema. Non si deve mai girare un film, diciamo, nella propria casa, perché Crema per me era sempre stato un luogo di solitudine, di anonimia e di ritmo che a me piace, compassato, nebbioso. Quando abbiamo fatto il film, con l'ostilità brutale della cittadina durante le riprese,
perché loro qui sono molto concreti, no? Sono quelli del fare, quindi quando tu blocchi la città per rifare le scenografie, poi devi girare per tutto il giorno, quindi dice, noi abbiamo perso i soldi perché non abbiamo potuto avere il consumatore nel nostro negozio perché era tutto bloccato con gli articoli sui giornali. Poi dopo il film è uscito, è stato un successo importante, ma è stato un grande successo per Crema, perché Crema ha visto il suo tasso di turismo da andare di 1000% più, perché sono arrivate un sacco di persone che sono venute a fare il turismo per il cinema, e questo però ha distrutto la mia anonimità, per cui praticamente non si può più stare qui. E mo dove vai? E quindi Milano, sempre a Milano, ma lasciamo Crema? Sì, sempre. Questo è, siamo finita. Ma è divertente. Sì, è divertente. Mi sto facendo la domanda se nel nuovo capitolo di Elio, della vita di Elio d'Oliver e dei Perlman, dovremmo farli passare da Crema o meno, ma non credo. Diamo una piccola anticipazione. Il film, il sequel, che però non è la parola giusta, il nuovo episodio delle cronache di Elio e di Oliver si svolgerà in buona parte a Parigi. E comincia con Elio che piange. E con questa luce che gli brilla negli occhi, quindi poi siamo ancora là. Il camino, davanti al camino. E invece lui sta piangendo perché sta vedendo il finale di uno dei più bei film degli anni Ottanta, che è il capolavoro di Paul Mescalì, Ancora. Once More. E ancora. Questo è l'inizio del film. Ma Cristo santo, ma non puoi chiudere questa intervista così. Adesso si deve riaprire. Once More. Che matto. Quanto gli voglio bene a Elio. E non a Paul Mescalì? Ma certo. Grande regista. Grandissimo regista, molto poco ricordato. Bene, peraltro Once More va bene, insomma, un film importantissimo. E, ok, grazie Luca, grazie di questa cosa, scusa per tutti gli errori che ho fatto, che hai rimarcato ovviamente con grande precisione. E poi grazie per questa cosa, che non ti fermi su Elio e Oliver, d'altronde noi non vogliamo fermarci, noi vogliamo... Ma no, lì, questa è una cosa che mi ha un po' addolorato leggere alle volte, infatti ho smesso di leggere, persone dire che questa idea di voler fare sequel è una forma di ansia della ripetizione di un successo, quella roba lì. La verità vera è che quando abbiamo finito di fare il film, e il film è stato consegnato al mondo, proprio letteralmente quando il film è andato a Sundance nel 2017, credo. Sì. O addirittura a 16, non mi ricordo. No, 17. Tu hai cominciato da lì il percorso. Io ho pensato, vedendo, lo vedi il film. Ogni volta che presento il film per la prima volta lo vedo, no? A Venezia abbiamo visto Suspiria di nuovo, poi non lo vedo più. Quella è l'ultima volta che vedo un mio film, è quando lo presento per la prima volta al pubblico. E vedendo il film provavo uno struggente senso di malinconia, perché mi sentivo che non volevo lasciare i personaggi di questo film, ma allo stesso tempo mi struggeva l'idea di lasciare le persone con cui avevo fatto questo film davanti, dietro la macchina da presa, perché girare Call Me By Your Name è stato un piccolo paradiso, una piccola forma di benessere che è raro per me, perché io odio girare i film. E quindi ho detto, ma in realtà sarebbe riduttivo di Call Me By Your Name pensare che queste persone, diciamo, della fantasia di Asiman e di tutti noi che l'abbiamo fatto, avessero da dire semplicemente ciò che hanno detto in quel momento della loro vita. A me piacciono queste persone, cioè a me interessa Elio Perlman, mi interessa come persona, vorrei capire che cosa gli succede, no? Ma allo stesso tempo mi interessa Mafalda, o mi interessa Marzia, o Oliver, e ovviamente i Perlman loro stessi. Per cui ho detto, mi piace. È come quando tu conosci una persona, poi quella persona la saluti, magari è una persona che viene dall'estero, poi non la rivedi per molto tempo, tu dici, che gli è successo, no? E ti rimane qualche senso di malinconia, perché dovresti condividere qualcosa degli altri episodi della loro vita. E quindi secondo me loro, che sono dei personaggi particolarmente eccezionali nella loro normalità rispetto a ciò che abbiamo vissuto di loro in questo breve momento della loro vita che è raccontato in Call Me By Your Name, sono convinto hanno molte più cose da vivere e da condividere. Quindi non è una questione di sequel, è una questione di malinconia. Mi piace l'idea di, e avendo il potere di poterlo fare, no, è un potere. È bello anche vedere come invecchiano nei corpi di questi attori.
in questo senso è un film un po' come la mia idea, è un po' Truffaut, con Antoine Doinel, è certo. Un po' Michael Apted, certo. È veramente Michael Apted fece per la BBC un documentario epocale che in un certo senso è entrato anche dentro Boyhood di Linklater, cioè lui intervistava dei ragazzini e poi li intervistava anni dopo. L'ha fatto recentemente il nuovo capitolo per 50 anni, credo che l'abbia. È molto interessante, così tu hai praticamente queste persone che parlano della loro vita. Ma sai che bello vedere che cosa succede a Timothée Chalamet, no? E poi riportare il suo vissuto nel vissuto di Elio tra 5 anni, tra 3 anni o tra 20 anni. È una cosa che solo il cinema ti può permettere, sì, di fare. Assolutamente. Quindi è un principio di puramente cinematografico che sì. Non ha niente a che vedere con l'ansia di... Hai ragione. Hai per questo per me sequel è un po' una parola brutta, perché non è esattamente il concetto di sequel che mi interessa quanto devi episodi. Vedere Luca. Qua abbiamo sono parole no, sono... no, le cronache di Truffaut di Romer, che sono dei cicli che lui fa, è un ciclo. E siamo partiti anche con un bellissimo personaggio di Nanni Moretti, che ha partecipato anche lui, è un ciclo molto bello che a me manca. Quanti ne ha fatti di Michele? Pochissimi, io sono Tarpi, Pecce Bombo, Sogni d'Oro e Bianca. Già la messa a fine del Don Giulio, Palombella Rossa. E Palombella Rossa. E poi, a me piacerebbe che tornasse Michela Picella. Poi lì c'è l'idea del è morto, non è morto, alla fine di Palombella Rossa, però chi se ne frega, facciamo che non è morto. Tutti i film che hai detto li ho trovati sempre straordinari. Il ciclo di Michela Picella è la parte più bella. È veramente straordinario. È veramente straordinario. E non sarebbe straordinario vederlo ora in San Michele. Però lui... Ma lui... Lui si vergogna a San Michele. No, ma non l'ha perso. Lo ha perso. Non è una questione... Lo ha perso. Mi interessa psicanaliticamente. È come se lui si vergognasse. È come se Michele, è molto interessante, facesse parte di un rimosso, di un perturbante che lui non vorrebbe più riaffrontare. Però che film meraviglioso che era. Che film, no, ma che film belli che erano. E che bello che era vedere Michele. E che personaggio buffo. Silvana Costi, quando mi prendeva in giro quando andavo al cinema da piccolo e dicevo che mi piaceva tanto Moretti, mi diceva è il Paolino Paperino della sinistra italiana. Era un po' il vero il Paolino Paperino della sinistra però, italiana. Però lui aveva sì, però c'erano delle intuizioni di cinema molto forti. Molto forti, molto forti. Non potrebbe torna con Michele. Torna con Michele, cerca di capire se puoi tornare con Michele. Io penso che lui si vergogni, ci sia proprio un discorso di vergogna. Perché Michele urlava, Michele picchiava, Michele uccideva, Michele urlava. C'è lui... la porta, mi sa che dovevi andare. Basta. Ciao. Ok, grazie Luca. Puoi salutare Bad Taste? Puoi salutare ciao Bad Taste. Voglio consigliare un libro per le vacanze di la Befana, perché ormai è passato, che è Bambole Perverse di Mariuccio Ciotte e Roberto Silvestri. Wow, grande libro. Wow, due grandissimi Ciotte e Silvestri. Ok, grazie Luca. Ciao, aspettate, durata poco più di 2 ore e mezza. Ale.